Ecco che si vedono i partecipanti. Magari possiamo chiedere a tutti, chi non deve, parlare, di disattivare il microfono e disattivare la camera. Ci sono ancora persone in attesa? Sì, ma continueranno ad arrivare, quindi cominciamo e pian piano li facciamo Vediamo entrare. ancora qualche minuto, abbiamo 10:04, diamo un minutino ancora per lasciare entrare tutti i partecipanti. Bene, allora io inizierei col dare il benvenuto a quanti sono riusciti già a connettersi e in primo luogo do il benvenuto e ringrazio la professoressa Patrizia Patrizi, delegata del rettore per il benessere, che opportunamente porterà oggi i saluti dell'Ateneo e del Rettore a questo incontro e a tutti i partecipanti. Dico opportunamente perché appunto il tema di questo incontro è quello dedicato al futuro della sicurezza in Europa, quindi particolarmente legato al tema della sicurezza, al tema del benessere della persona sotto le più diverse sfaccettature. Quindi la ringrazio innanzitutto di avere dato la sua disponibilità e le cedo la parola. Grazie Silvia, ringrazio a mia volta e sono onorata di essere qui. Ho accolto con molto entusiasmo questo invito. Ringrazio il magnifico rettore per avermi coinvolta in questo, la collega Silvia Sanna, la dottoressa Magda Sanna. Ringrazio tutte le persone che stanno facendo questo lavoro e che mi hanno inserita in questo momento di grande rilevanza. Devo dire che leggo intanto, sì, il collegamento, la connessione fra benessere, benessere delle persone, che non è soltanto inclusione, protezione, sicurezza come controllo, è qualcosa di diverso, è poter star bene nei nostri luoghi di vita. E con le persone attraverso alcune condizioni che sono sia quelle della responsabilità individuale e in chiave ecologica dei sistemi dei quali facciamo parte, sia
sia di qualcosa di cui abbiamo sempre bisogno nelle nostre vite reciprocamente, che è il supporto sociale e la relazione. Quindi il benessere è una costruzione. Il benessere, qualcuno fa delle battute quando dico che sono delegata per il benessere e pensano al centro benessere, massaggi, spa. E c'è ancora un po' questa idea, no? La prima evocazione è questa. Il benessere è qualcosa di più complesso e la psicologia positiva ce ne dà delle indicazioni rilevanti. Non è la felicità del momento, ma è qualcosa, è vivere nel flusso, stare dentro le cose che si fanno, dentro le relazioni che si vivono, è il senso che attribuiamo al nostro impegno nell'essere parti di un sistema sociale più ampio, è il significato e questo costruisce il nostro benessere. Quindi sì, sono molto contenta di questa delega e del mio saluto qui. Devo dire che da psicologa sociale, appena ho letto il titolo, mi ha attivato delle belle emozioni, perché il futuro è nelle tue mani, cioè la restituzione, che non è del tutto vero, no? Lo sappiamo, non dipende solo da noi, ma se noi non ci mettiamo qualcosa, dipende da noi non avercelo messo. E questo è fondamentale, perché significa non lasciare che le cose vadano, che i governi governino, ma sapere che noi possiamo avere una voce. E questo mi sembra fondamentale, perché il non dare la nostra voce significa sostenere la visione di un comando dall'alto. Significa che noi non siamo soggetti della nostra esistenza e della nostra stessa sicurezza, mentre noi lo siamo. Ecco, quindi nelle tue mani mi è sembrato fondamentale, l'ho sentito molto, ho sentito altre parole che mi evocano qualcosa che riguarda la mia persona, ma i miei studi, il mio lavoro. Io mi occupo, sono una psicologa giuridica in un'ottica di comunità, sono anche una psicoterapeuta. Ma questa è la mia formazione personale, la mia formazione disciplinare, ma mi occupo molto nel mio lavoro di giustizia riparativa, di come costruire una diversa giustizia. Oggi mi sono allontanata dal master, c'è il nostro master in giustizia riparativa e mediazione, il cui sottotitolo è ancora più importante del titolo dal mio punto di vista, perché è per il benessere di persone e comunità. La stessa giustizia riparativa viene talora un po' semplificata in chiave di mediazione, incontro, perdono, ma c'è dietro una complessità, e sta parlando adesso il collega Eusebio, infatti mi scuso fin da ora se poi andrò via presto. Sono veloce, Silvia, scusa, sono partita un po' con tante cose, ma non prenderò molto tempo, lo giuro. E il professore Eusebio fa una lettura così complessa, così intrigante, così affascinante, considerando il diritto penale, le questioni della giustizia penale come l'iceberg, la punta dell'iceberg di un modo di funzionamento, l'idea che il male si combatta col male e quindi uno strano corrispettivo per cui al male si risponde col male, portando invece nella direzione del il male, ciò che non funziona, ciò che è negativo. Si può combattere, si deve combattere, perché questo è il modo per sconfiggerlo, vincerlo, altrimenti siamo alla pari se facciamo altro male, con il bene inteso come impegno progettuale. Io credo che nelle tue mani significhi proprio questo, impegno progettuale. Allora, vedere qui in questo incontro il centro documentazione, il dipartimento di giurisprudenza, le associazioni studenti, l'associazione laureati, ci dà l'idea che la protezione di noi stesse la possiamo fare proprio attraverso un impegno. C'è un titolo di un libro di un autore della giustizia riparativa che mi piace molto, lo cito spesso, Dreaming of a New Reality. Il sogno, sempre nel linguaggio della psicologia, il sogno, la speranza, altre parole della psicologia positiva, non sono
sogno qualcosa e speriamo che si avveri, o speriamo che questa cosa mi va bene, speriamo che i capi di governo ragionino in un certo modo. Sogno e speranza sono definire un obiettivo e attivarci per poterlo raggiungere, tutte e tutti, perché tutte e tutti abbiamo un pezzo di realtà nella quale possiamo realizzare quello che ci aspettiamo che venga dall'alto, e non lo possiamo fare, non ci conviene, semplicemente autolesivo. Altro aspetto sapete, la giustizia riparativa a volte utilizza un linguaggio semplice, ma tanto semplice quanto è la complessità che contiene. Sempre dello stesso autore di quel libro e un po' alla base della visione di una giustizia che intende... Giustizia riparativa non è riparare il male, è qualcosa di diverso. La giustizia riparativa alla base ha fare la giustizia, portare le cose giuste, riportare le cose giuste o disfare l'ingiustizia. Ecco, io credo che questo sia la base della sicurezza e della protezione di tutte e tutti noi. C'è una frase molto semplice di Ted Wachtel che però è così illuminante, perché dovremmo saperlo bene, ma poi ce ne dimentichiamo, che le persone stanno meglio, sono più felici e più disponibili a fare cambiamenti positivi se chi ha autorità su di loro fa le cose con loro piuttosto che per loro o a loro o non agisce. Fare le cose con. Il futuro è nelle tue mani, io lo leggo con questo con. Fare le cose insieme. E questo è il coinvolgimento di cittadine e cittadini per costruire insieme la protezione e la sicurezza. Non possiamo aspettarci che venga dall'alto, non possiamo aspettare di avere un occhio che controlli sempre tutto affinché non ci succeda niente. Dobbiamo riprendere nelle nostre mani davvero quello che è il nostro potere fare, e ciascuno di noi nel proprio lavoro e nelle proprie attività ha spazi di potere. Io per esempio sento il mio approdo alla giustizia riparativa è stato un approdo che ha messo insieme molte cose che circolavano nella mia mente nei miei precedenti studi di psicologia giuridica, e quindi soprattutto lavorando all'interno dei contesti della giustizia, la mia visione di come costruire il benessere delle persone come psicologa e come psicoterapeuta. Nella giustizia riparativa ho trovato una sorta di di contenitore davvero rilevante, perché possiamo cercare di condividere le cose in cui crediamo. Una giustizia che, come nelle parole della raccomandazione, della recente raccomandazione in materia di giustizia riparativa del 2018 del Consiglio dei Ministri, come nelle parole dell'European Forum for Restorative Justice, che di questo si occupa nella diffusione nel mondo di questa idea in Europa e nel mondo, non si tratta di separare le persone escludendo quelle ritenute come una minaccia, ma si tratta di provare invece a mettere insieme le persone, le società che hanno un'idea collettivistica dello stare insieme, sono diverse da quelle con una visione individualista, metterle insieme per trovare degli accordi, un consenso, in maniera da rimettere le cose giuste. Un autore della giustizia riparativa, Howard Zerr, dice to put right things, rimettere a posto le cose. Io credo che rimettere a posto le cose sia non tanto un compito, quanto una bella azione che noi possiamo svolgere, utile per noi. Faccio un ultimo richiamo, per me importante, perché l'ho sentito nelle parole che ho letto. Un'altra parola molto bella che ho letto in questo programma è fiducia, la mutua fiducia, e va costruita. La fiducia si costruisce fra stati, ma a partire dal nostro piccolo quotidiano. Questo per me è fondamentale, penso che sia fondamentale. Allora, l'ultimo concetto che voglio mettere qua dentro, non so se quello che sto dicendo può essere utile per voi, ma visto che credo che sia importante, almeno possiate, come dire, cogliere la mia volontà di condividere con voi quello che penso sia utile per cambiare, per migliorare le nostre società, i nostri contesti di vita.
è un concetto che penso sia trasversale, è quello delle capability di Amartya Sen. Io credo che ciascuno di noi ha diritto di essere messa nelle condizioni di poter raggiungere le cose a cui dà valore, e la sicurezza, la protezione, il vivere sapendo che le attese sociali condivise saranno rispettate, e quando questo non avviene, come ripristinare fiducia? Penso che sia un elemento chiave del nostro benessere personale, del benessere delle nostre comunità di vita, del benessere delle nostre società in senso più ampio, degli stati. Io vi ringrazio davvero molto per la vostra accoglienza e vi auguro buon lavoro. Un po' mi voglio fermare. Non molto, perché sono la direttrice del master e ho sempre mantenuto questa regola di essere presente, ma mi voglio fermare e poi stiamo registrando. Quindi quel po' che non riuscirò ad ascoltare, quel tanto che non riuscirò ad ascoltare, potrò sentirlo poi. Grazie davvero a tutti. Grazie, grazie Patrizia, grazie professoressa Patrizi, perché veramente... grazie alla prospettiva ovviamente del tuo lavoro, del tuo impegno, sei riuscita a già in questa breve indirizzo di saluto e breve introduzione a cogliere, a evidenziare lo spirito stesso della conferenza sul futuro dell'Europa, che è l'iniziativa nell'ambito della quale si tiene questo incontro, e se ne sono tenuti altri in precedenza, e sono certa che le tue parole hanno già fossero ricchissime già di stimoli che contribuiranno a appunto un dibattito costruttivo, come appunto si vuole realizzare in questa mattinata. Grazie anche all'intervento, alla partecipazione di qualificati relatori, quali sono il professor Marco Calaresu, la professoressa Cristina Carta e il professor Gabriele Asta, che hanno ringrazio per aver accettato l'invito a intervenire in questa occasione. Lascerò poi alla moderatrice del dibattito, la dottoressa Rachele Falchi, alla quale rinnovo i miei ringraziamenti per aver a sua volta accettato di presiedere anche questo secondo incontro, e lascio a lei poi il compito di presentare ciascuno dei relatori che interverranno. Io, in qualità di responsabile scientifico del Centro di Documentazione Europea dell'Ateneo di Sassari, rinnovo i ringraziamenti anche alla dottoressa Magda Sanna e a tutte le persone che hanno svolto il prezioso lavoro organizzativo preparatorio necessario alla realizzazione di questo incontro, oltre alla dottoressa Magda Sanna, responsabile documentarista del Centro di Documentazione Europea. Il mio ringraziamento va anche al dottor Vivaldo Urtis, che da diverso tempo coadiuva la dottoressa Magda Sanna nelle attività del Centro di Documentazione. La dottoressa Elisa Mulas, che ringrazio sempre per il suo prezioso supporto tecnico, e mi unisco alle parole già espresse, di ringraziamento già espresse dalla professoressa Patrizi verso gli enti, l'Ateneo, il Dipartimento di Giurisprudenza, ma soprattutto le associazioni, la UNIS, l'Associazione dei Laureati dell'Università di Sassari, l'Associazione degli Studenti di Scienze Politiche, l'ASP, e l'ELSA, l'Associazione Europea degli Studenti di Diritto di Sassari. La loro partecipazione attiva, il coinvolgimento attivo di queste associazioni negli eventi che il Centro Documentazione Europea organizza è sicuramente molto prezioso, proprio nella prospettiva che sottolineava la professoressa Patrizi, cioè di un coinvolgimento
per la costruzione del futuro sotto le diverse prospettive che nei diversi incontri che noi abbiamo organizzato, compreso quello di oggi, si vogliono approfondire. Ricordo quindi che l'incontro di oggi rientra tra gli eventi promossi nel quadro del progetto ideato dai centri di documentazione europei italiani in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea e dedicato appunto alla conferenza sul futuro dell'Europa, un nuovo slancio per la democrazia europea. A beneficio di quanti, so che in realtà molti dei partecipanti all'incontro odierno erano presenti anche alla precedente iniziativa che si è svolta una decina di giorni fa, ma a beneficio di quanti non fossero stati presenti, ricordo che l'iniziativa della conferenza sul futuro dell'Europa è stata ufficialmente lanciata lo scorso 9 maggio dalle istituzioni europee, le istituzioni politiche, quindi il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea, che però hanno fatto propria una idea già concepita nel marzo 2019 dal presidente francese Macron, il quale in una lettera aperta rivolta ai cittadini europei proponeva di avviare un processo di rinascita dell'Unione Europea attraverso un confronto largamente partecipato su tutte le innovazioni ritenute indispensabili a rifondare il progetto politico europeo e a superare i limiti e le inefficienze del sistema di governance, contemplando anche l'eventuale revisione dei trattati se ritenuto opportuno o necessario. Lo scorso 19 giugno si è tenuta a Strasburgo la prima sessione plenaria della conferenza sul futuro dell'Europa, che è composta da rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, quindi sempre delle istituzioni politiche, ma anche da rappresentanti dei parlamenti nazionali e dei cittadini. E in tale occasione sono stati ufficialmente inaugurati i lavori della conferenza e è stato approvato il calendario delle successive riunioni plenarie in cui saranno discussi i temi che emergeranno grazie a un processo di consultazione diffusa a livello locale, nazionale ed europeo, mirante a coinvolgere il maggior numero di persone. Contestualmente alla programmazione delle future riunioni plenarie è stato approvato anche il calendario dei cosiddetti panel europei di cittadini, in cui cittadini europei scelti in modo da garantire un'adeguata rappresentatività in termini di origine geografica, genere, età, contesto socio-economico e livello di istruzione, discuteranno, si confronteranno sui vari argomenti e avanzeranno proposte grazie anche al supporto, anche qui lo ricordo perché è un supporto particolarmente prezioso, dello strumento che costituisce l'anima della conferenza sull'Europa, uno strumento innovativo che è la piattaforma digitale multilingue, dove ognuno di noi può condividere registrandosi, accedendo al link che voi trovate anche nelle locandine del nostro evento, della locandina del nostro evento, dove ognuno di noi registrandosi può condividere idee, inviare contributi online che poi saranno oggetto di un lavoro di raccolta, analisi, monitoraggio e pubblicazione nel corso dell'intera conferenza. E appunto tutti gli eventi anche legati alla conferenza, come quello odierno, saranno presi in considerazione, non solo pubblicizzati, ma i risultati delle relazioni che verranno trasmesse relativamente a questi eventi, ai dibattiti che si sono svolti, agli approfondimenti che si sono tenuti, saranno poi utilizzati dai panel dei cittadini e dalle riunioni plenarie della conferenza per elaborare proposte e idee che
saranno raccolte, saranno poi discusse ulteriormente e sintetizzate al termine dei lavori, delle riunioni plenarie e dei panel dei cittadini che sono previsti per la primavera del 2022, e da un comitato, diciamo, ristretto, un comitato esecutivo, sempre copresieduto dalle tre istituzioni europee, che redigerà poi una relazione conclusiva, ovviamente molto ricca e articolata, che con l'intento di fornire orientamenti sul futuro del processo di integrazione europea, relazione che sarà sempre resa pubblica sulla piattaforma digitale multilingue, ma che dovrà avere anche l'obiettivo di permettere di offrire un importante strumento per le istituzioni europee, per gli stati membri dell'Unione Europea, di tradurre quelle che sono le proposte che emergeranno in azioni concrete, azioni di tipo normativo, di finanziamento, di supporto alle attività nazionali o locali, o anche eventualmente azioni di revisione e modifica dei trattati istitutivi. Ecco, quindi il processo è un processo, appunto, che opportunamente è stato sottolineato dalla professoressa Patrizzi, dà un'opportunità veramente nuova, importante ai cittadini, a ognuno di noi, di partecipare a un'elaborazione di proposte che saranno prese in considerazione a livello europeo e che potranno in qualche modo indirizzare il futuro, le prospettive future dell'Europa. Con l'incontro odierno dedicato al futuro della sicurezza in Europa, alla protezione delle persone di fronte alle crisi interne e internazionali, il Centro di Documentazione dell'Università di Sassari quindi rinnova, ribadisce la volontà già manifestata in occasione delle precedenti iniziative di contribuire attivamente ai lavori della conferenza, affrontando un tema delicato e complesso, la sicurezza, la protezione delle persone, che è un tema che a ben vedere può essere considerato il motivo e l'obiettivo fondante del processo di integrazione europea stesso, fin dalle sue origini. Non mi stanco mai di ricordarlo, quando il 9 maggio del 1950 l'allora ministro degli esteri francese Schuman proponeva agli stati europei stremati dagli orrori e dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale la creazione di quella che dopo due anni sarebbe diventata la prima comunità europea, la CECA, la comunità europea del carbone e dell'acciaio. L'obiettivo perseguito era quello di addivenire alla gestione comune delle produzioni di carbone e acciaio tra i sei stati originari, Francia, Germania, Italia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, onde controllare indirettamente le loro industrie belliche e soprattutto scongiurare il riarmo tedesco. Ma la realizzazione di questa prima comunità della CECA fu il primo passo concreto per avviare la costruzione di una nuova realtà europea fondata sulla crescente interdipendenza economica tra gli stati partecipanti, ma interdipendenza economica funzionale all'obiettivo ultimo nella visione dei padri fondatori, che avrebbe dovuto portare alla nascita di una vera e propria federazione politica a garanzia del mantenimento della pace tra i popoli europei, secondo proprio gli auspici della dichiarazione Schuman, ma anche degli altri padri fondatori. E quindi la pace e la sicurezza delle persone sono obiettivi fondamentali che guidano costantemente l'azione dell'Unione Europea e dei suoi stati membri, chiamati ad affrontare continue e molteplici e nuove sfide sia all'interno dell'Unione Europea stessa sia dall'esterno, che minacciano però la garanzia di tali obiettivi e di tali finalità.
Grazie agli interventi dei relatori di oggi saranno evidenziate alcune delle sfide che l'Europa è chiamata ad affrontare per continuare ad assicurare ai propri cittadini e alle persone che vivono nel proprio territorio, perché abbiamo volutamente evidenziato protezione delle persone, non solo del cittadino, la pace e la stabilità che per la prima volta nella storia del continente europeo sono state realizzate consecutivamente per più di 70 anni. La protezione delle persone è senza dubbio quindi un banco di prova per la tenuta e lo sviluppo dell'integrazione europea, e pertanto la riflessione sulle competenze e sulle azioni dell'Unione nel campo della sicurezza, nonché dei limiti anche dei suoi poteri di intervento, offrirà preziosi spunti di discussione sulle prospettive future del processo di integrazione. Io non voglio sottrarre ulteriore tempo prezioso agli interventi che seguiranno e ringrazio nuovamente tutti i presenti e cedo la parola alla dottoressa Rachele Falchi. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie mille alla professoressa Sanna che ha fatto un quadro generale ancora una volta per chi non ha seguito il primo appuntamento, quello del 15 giugno, dove abbiamo parlato di sport, dove abbiamo parlato di cittadinanza europea legata anche alle dinamiche dello sport. E la sicurezza sicuramente pone questo al centro, no, di questo tema, una cittadinanza europea ben più ampia e ben più complessa. Stiamo vivendo proprio in questo momento storico dei temi davvero scottanti che, come diceva la professoressa Sanna, potrebbero minare quella stabilità, quella fiducia tra stati. La sicurezza si costruisce anche attraverso la tutela dei diritti dell'uomo e della donna. In questi giorni, ad esempio, c'è la questione ungherese con il problema della legge contro la questione LGBT, e quindi tutti gli altri stati dell'Unione Europea si stanno schierando contro, e magari ne possiamo poi approfondire questo tema proprio con i nostri relatori. Quindi, come diceva la professoressa Patrizi, la sicurezza si costruisce attraverso la fiducia. E quando manca questo legame, quando manca questa fiducia tra gli stati che devono tutelare i propri cittadini per creare quella cittadinanza europea di cui abbiamo parlato in lungo e in largo, qualcosa probabilmente ancora c'è da fare, c'è tanto da fare. Quest'oggi a parlare di sicurezza per l'appunto con il primo intervento, quello sarà a cura del professor Marco Calaresu. Il titolo è l'evoluzione dei sistemi di polizia nel contesto europeo tra sfide globali e locali alla sicurezza appunto dei cittadini. L'obiettivo di questo contributo è quello di delineare un percorso critico sullo stato dell'Unione Europea, con un riferimento specifico sicuramente all'evoluzione dei sistemi nazionali di polizia di alcuni tra i più importanti paesi membri, come prodotto di cambiamento di tipo globale, quali ad esempio il terrorismo e la criminalità organizzata, e poi cambiamenti locali che esigono la risoluzione di problemi in specifiche vie e quartieri delle città. In queste prospettive l'intervento del professor Calaresu cercherà di mostrare, ad esempio, come all'interno di tutti i sistemi nazionali le forze locali di polizia stiano emergendo come un attore chiave in grado di consentire agli stati di dare una migliore risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini. Il professor Marco Calaresu, qualche accenno sulla sua biografia, è un ricercatore, insegna scienza politica e analisi e valutazione delle politiche pubbliche all'Università di Sassari, è stato visiting professor in Europa alla Cardiff University, alla Università Autonoma di Barcellona, visiting scholar negli USA, alla New York University e la George Mason University. Svolge inoltre incarichi di docenza sulle politiche di sicurezza alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione nell'ambito della sicurezza, pubblicato
diffusamente su riviste scientifiche italiane e internazionali, tra cui la rivista italiana di politiche pubbliche, Policy Sciences e Policy Practice and Research. Quindi io lascerei la parola al professor Calaresu. Grazie, grazie dottoressa per questa bella introduzione, grazie agli organizzatori, in particolare la dottoressa Sanna, la professoressa Sanna, la professoressa Patrizzi. Grazie davvero, è un piacere essere qui con voi. Grazie anche a chi sta partecipando, perché questi sono dibattiti aperti, come è stato anticipato, su una cosa che riguarda tutti, il futuro dell'Unione Europea. Questa casa che, come ha sottolineato giustamente la professoressa Sanna, ha garantito a tutti noi una duratura pace, una stabilità, e probabilmente nel futuro sarà determinante per poter garantire quella ripresa che tutti ci auguriamo dopo questi quasi 2 anni di pandemia. Per cui oggi mi tocca un compito difficile, sono onorato che gli organizzatori abbiano scelto me, è quello di raccontarvi, nel tempo che ho a disposizione, quello che sta succedendo all'interno di uno dei problemi chiave per il futuro dell'Unione, e cioè l'organizzazione delle forze di polizia. Noi siamo molto interessati sempre a capire che cosa ci aspetta nel futuro, soprattutto in questi tempi di grande incertezza, quando ci sono degli shock esogeni come quello della pandemia. Noi viviamo dei tempi che sono ancora più incerti rispetto a quello che è dato di vivere solitamente al genere umano, e quindi ci aspettiamo delle risposte, soprattutto dagli esperti, dagli specialisti, che si siano virologi o epidemiologi, oppure, come nel mio caso, molto più umilmente, dei politologi, e ci aspettiamo di sapere che cosa il futuro ci riserverà. Però noi per riuscire a dire qualcosa di sensato sul futuro, dobbiamo fare 2 cose. Intanto cercare di delineare quello che sta accadendo nel presente, poi di guardare, ci arriverò tra un momento, anche al passato, perché il passato ci può consentire di capire quello che ci può aspettare nel futuro. Relativamente alla sicurezza, che cosa possiamo dire? Possiamo evidenziare due tendenze generali che anche prima della pandemia erano in atto e che probabilmente la pandemia ha anche accelerato, quindi diciamo sono fenomeni con cui avremo anche in futuro probabilmente sempre più a che fare. Da un lato la domanda dei cittadini, la professoressa Patrizzi giustamente ha parlato del benessere legato alla sicurezza, non ci tornerò perché lei ha tratteggiato meravigliosamente in poche parole quelle che sono le connessioni che riguardano quella che si chiama anche qualità della vita, diciamo, in ambito istituzionale, perlomeno è stata dalle nostre istituzioni ritagliata con questo tipo di parafrasi, ma insomma si intende benessere. Noi dobbiamo però guardare anche a un diverso tipo di sicurezza, per esempio la sicurezza globale, la sicurezza cioè che ha a che fare con i fenomeni, ad esempio, della criminalità organizzata, quindi le organizzazioni criminali che non hanno confini, non guardano i confini tra stati, un po' come fa il virus, diciamo, no, attraversano gli spazi che noi tentiamo di chiudere, perché sono delle multinazionali, quindi diciamo la risposta, diciamo, a questo tipo di problema di sicurezza deve essere affrontata globalmente, ma poi ci torniamo. Ma non solo la criminalità organizzata, anche semplicemente il terrorismo, diciamo, quindi anche atti terroristici individuali, no? I famosi lupi solitari sono però problemi globali, perché un singolo terrorista può compiere un attentato in uno degli stati dell'Unione Europea, questo è successo diverse volte, poi
poi scappare, cercare il rifugio o base logistica in un altro degli stati dell'Unione Europea. Questo diventa più non un problema nazionale, ma appunto un problema globale. E problemi globali ce ne sono tanti, ad esempio le persone che si spostano rapidamente possono in qualche modo attraversare i confini oppure anche semplicemente non attraversarli affatto, ma stare davanti a un computer e compiere dei reati comodamente seduti nella loro abitazione e quindi semplicemente diventa difficilissimo non ragionare in termini globali quando abbiamo a che fare con dei criminali che invece ragionano in questi termini. Pensate soltanto che una delle più grandi più importanti frontiere criminologiche, ho partecipato la settimana scorsa a una conferenza, la conferenza della società asiatica di criminologia, quindi con dei colleghi giapponesi, nel panel al quale ho partecipato ci si interrogava su le smart cities, cioè le città cosiddette intelligenti. Siamo in grado di proteggerle senza pensare globalmente? Siamo in grado di prevenire degli attacchi che possono venire da qualsiasi altro paese, ma non più pensati in ambito territoriale, come insomma, una bomba che arrivava da un cacciabombardiere oppure da una postazione missilistica in un altro stato territoriale, quando ormai i crimini si possono compiere, ad esempio sequestrando le password di chi gestisce i sistemi sanitari nazionali, e quindi i ricattatori chiedono in cambio di questa della restituzione degli account e delle password ai governi dei soldi, questo diciamo è qualcosa che va pensato globalmente, perché avviene nell'etere, no? Così si traduce in italiano, cioè non ha più una sua territorialità e quindi è chiaramente una spinta globale, e i cittadini richiedono una sicurezza di tipo globale, cioè la tecnologia, il cambiamento tecnologico, il cambiamento in termini di fattibilità ha portato, diciamo così, a un impoverimento da parte dei policy makers delle risposte che si possono dare da un punto di vista statuale, cioè nazionale. Ecco, e quindi questo va ripensato, e l'Unione Europea potrebbe essere quell'unione tra stati che ci consente di dare una risposta globale a questo tipo di domanda, di pressione da parte dei cittadini che richiedono sicurezza. Però dall'altra parte non possiamo non pensare a una risposta di tipo locale, che è molto collegata, come vi dicevo prima, alla qualità della vita, cioè ai nostri quartieri, alle nostre periferie, ai centri storici. È stata osservata attraverso le inciviltà, la convivenza, e quindi anche non necessariamente da un punto di vista della criminalità, ma ci sono state stagioni in cui si è guardato a tutto ciò che i cittadini fanno relativamente a quella che è la, diciamo così, la corretta, la pacifica convivenza all'interno degli spazi comuni. Quindi anche la scarsa illuminazione può diventare un problema di insicurezza, anche i graffiti possono diventare un problema di insicurezza, può diventare un problema di insicurezza lo schiamazzo notturno, oppure il dormire per strada. Ecco, vedete che questa pressione naturalmente deve essere guardata, diciamo, come si guardano i problemi globali, con grande attenzione da parte dei policy maker, perché contribuiscono. Scusate, ho avuto un'interruzione del segnale audio, spero che mi sentiate. Vi dicevo, deve essere guardata con attenzione dai policy maker, che però hanno necessità di rispondere ai problemi locali in maniera diversa rispetto a quello che succede invece con i problemi globali. Ecco, questa doppia spinta da un lato locale e dal lato globale costituisce il nostro presente, cioè costituisce ciò che noi dobbiamo fare per rispondere alle aspettative dei cittadini. E come lo facciamo?
facciamo? Ci affidiamo non solo ai governi, ma anche, diciamo, alla loro mano operativa, cioè le polizie. Diciamo, detto in termini, per semplificare una cosa estremamente complessa, le chiamiamo polizie. Nell'esperienza storica dell'Occidente, le polizie costituiscono gli attori che si occupano appunto di fare che cosa? Di mettere in atto le intenzioni dello Stato, facendo rispettare la legge ed esercitando la sanzione finale della violenza, cioè la violenza tendenzialmente legittima, che esiste anche nelle democrazie. Ricordo a me stesso che questa iniziativa, Conferenza sul futuro dell'Europa, come ha accennato la professoressa Sanna, guarda un nuovo slancio per la democrazia europea. Noi democratici vorremmo che la violenza non ci fosse mai, no? Però in realtà noi la violenza non l'abbiamo eliminata, l'abbiamo giustamente e legittimamente incanalata dentro percorsi istituzionali e prevedibili. Cioè, noi non ci spaventiamo se qualcuno entra armato in un luogo pubblico mentre noi assistiamo a un concerto mentre guardiamo una partita allo stadio, solo se questa persona ha la divisa, cioè se io lo riconosco come legittimato dal governo democraticamente eletto ad operare con quell'arma. Se invece qualcuno entra armato e io non lo riconosco come forza di polizia, allora lì capite bene che c'è una grossa differenza tra chi può portare quest'arma, no? Tra chi può eventualmente esercitare la violenza legittima. Ecco, gli stati democratici quindi oggi legano il grado di efficienza ed efficacia della funzione governativa anche in termini di sicurezza proprio dal grado in cui siamo riusciti ad organizzare la violenza statuale, e in particolare da quelli che sono, diciamo, gli attori, gli operai di questa fabbrica della sicurezza. Cioè, come ci ricorda uno studioso italiano molto bravo, molto importante, un sociologo che si chiama Poggi, quell'insieme di pratiche, persone e risorse orientato alla messa a punto e al mantenimento del potenziale di questa violenza legittima, che anche in democrazia serve per far sì che le cose vadano per il verso giusto, cioè che la comunità sia una comunità di tipo pacifico. E le forze di polizia, cioè, vengono considerate dalla scienza politica per essere studiate come un'organizzazione complessa. Voi sapete, insomma, che cosa sono le organizzazioni, che cosa distingue le organizzazioni di polizia? Che sono professionali, sono pubbliche e sono specializzate. Si distinguono, cioè, per lo specifico ambiente in cui svolgono quella specifica attività, che non condividono con nessun altro tipo di organizzazione. Cioè, loro devono mantenere l'ordine pacifico facendo uso estremo, come estrema risorsa, ma potenzialmente, quindi legittimamente orientata dai governi democraticamente eletti, cioè organizzare la difesa interna e poi anche quella esterna nei confronti eventualmente di altri stati. Ecco, le forze di polizia possono essere singole in un paese oppure possono essere tante. Per esempio, nel caso italiano, voi sapete che abbiamo tante forze di polizia, polizia, carabinieri, polizia di Stato, carabinieri, la Guardia di Finanza e così via. Però non dappertutto i sistemi nazionali di polizia sono organizzati nello stesso modo. Non dappertutto le forze di polizia hanno le stesse caratteristiche. E a che cosa ci serve questo? Ci serve per vedere se in Europa noi stiamo andando verso un sistema convergente, cioè se i sistemi nazionali dei diversi paesi stanno andando tutti verso la stessa direzione per dare delle risposte alle sfide globali e locali di cui abbiamo parlato, oppure se invece abbiamo una divergenza a livello dei sistemi nazionali di polizia in Europa, cioè che tutti danno delle risposte diverse, magari a problemi anche simili. A che cosa ci serve questo? Ci serve perché noi possiamo così, in questo modo, prevedere le linee, come vi dicevo, di tendenza generali di come la sicurezza verrà garantita nell'Unione Europea nel futuro in risposta a queste importantissime sfide, perché i sistemi complessi, le organizzazioni cambiano, come vi dicevo, rispetto alle sfide che devono affrontare. Un'organizzazione che non riesce a rinnovarsi è un'organizzazione che muore, perché non svolge più la funzione, o che ha grande difficoltà, diciamo, mettiamola così, sul lungo periodo, perde la sua funzione e quindi muore. Perché? Perché non riesce più a risolvere il problema per il quale è stata concepita. E allora vi dicevo, abbiamo guardato il presente, abbiamo pensato al futuro, prima di darci delle risposte dobbiamo guardare al passato, semplificando una cosa molto complessa, e cioè perché i sistemi nazionali di polizia oggi sono così diversi? Cioè perché l'Italia non ha lo stesso sistema nazionale di polizia del Regno Unito, della Germania, della Francia, della Spagna? Che cosa
Che cosa ha causato queste differenze? Dobbiamo andare a cercare la risposta nei modelli originari del campo organizzativo, cioè, semplificandolo, dobbiamo guardare al passato, a come queste organizzazioni sono state concepite, e lì possiamo trovare delle differenze. Ad esempio, possiamo trovare che alcuni sistemi nazionali di polizia sono organizzati in maniera molto centralizzata. Che cosa vuol dire questo? Che hanno un tipo di gerarchia che discende, diciamo, sul piano nazionale direttamente verso il cittadino, quindi un'organizzazione, diciamo, dall'altro lato abbiamo un alto grado di decentralizzazione, un'organizzazione molto forte, centrale, di polizia. Ecco, un'altra variabile, una dimensione del cambiamento è che alcuni sistemi nazionali di polizia sono orientati per dare risposta al cittadino su una pluralità di temi. Diciamo così, per darvi un concetto familiare a cui appoggiarvi, sono orientate a quella che noi chiamiamo governance. Che cosa vuol dire questo? Cioè l'intera esistenza urbana dell'individuo. Cioè la polizia entra nella gestione dei rifiuti, oltre all'ordine pubblico naturalmente, il controllo del traffico, l'applicazione delle ordinanze che regolano gli spazi pubblici, gli spettacoli, il tempo libero, quindi sono orientati, diciamo, a controllare, a salvaguardare l'intera vita dell'individuo. Ma questo non è così dappertutto, perché in molti paesi dell'Unione Europea abbiamo invece un orientamento verso il controllo dello Stato, no? Dove la polizia, diciamo, ha funzioni che riguardano l'investigazione criminale, competenze giudiziali e il mantenimento del pacifico dell'ordine pubblico, con particolare attenzione alle manifestazioni di massa. Ecco, e basta. Quindi ci sono queste differenze che sono fondamentali. Ecco, queste differenze si sono generate nel passato. Vi faccio un po' di esempi prima di arrivare alle linee di tendenza future. Nel caso del Regno Unito, la cesura storica per la creazione di un modello originario di polizia di cui vi ho parlato si è verificato all'inizio degli anni 20 dell'Ottocento. Quindi pensate quanto dobbiamo tornare indietro per guardare poi al presente e anche al futuro, cioè all'evoluzione di questi sistemi nazionali di polizia. Che cosa è successo nel Regno Unito? A un certo momento alcuni intellettuali e leader politici realizzano che il sistema di prevenzione e repressione del crimine risultava inefficace, e quindi, come vi ho detto, quando qualcosa risulta inefficace, non risponde più alla funzione che si era stabilita, lo si deve cambiare. Quindi, specialmente per quanto riguarda l'area metropolitana di Londra, che insomma negli anni 20 dell'Ottocento era un'area molto, molto particolare per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini, quindi i parlamentari inglesi avevano però all'epoca paura che una riforma della polizia accrescesse troppo il potere della monarchia, no? E quindi il potere del governo, di conseguenza, così come era avvenuto, diciamo, in altri stati, tra cui la Francia di Napoleone. Quindi il re Giorgio IV, durante il regno di Giorgio IV, nel 1829, fida a Sir Robert Peel l'introduzione in Parlamento di un disegno di legge che fosse in grado di porre le basi per questa riforma della polizia. E quindi abbiamo la prima forza di polizia moderna in Inghilterra e Galles, che viene chiamata London Metropolitan Police, e nasce, a differenza di quanto si osserva in altri sistemi nazionali di polizia, per dare appunto l'impressione, l'immagine di civili in uniforme. Pensate a quanto è diversa rispetto al modello italiano, a cui poi arriveremo tra un attimo. Civili in uniforme, che dovevano essere, cito testualmente, amichevoli, utili e capaci, minimamente armati, e dovevano mirare a ottenere il supporto della popolazione attraverso il consenso piuttosto che attraverso l'uso della forza. Vedete la cesura originaria che caratterizza ancora oggi, che siamo negli anni 2000, abbiamo passato da 20 anni, diciamo, il traguardo degli anni 2000, questa cesura originaria rimane tale. Il sistema inglese è infatti un modello di polizia che ha delle caratteristiche che assomigliano molto al modello originario. Infatti, le funzioni della polizia sono rivolte verso la protezione dei diritti individuali, invece, come vi dicevo prima, quella dimensione di differenza del cambiamento, invece che gli interessi collettivi dello Stato. E
guardano alla protezione del crimine piuttosto che verso la governance, cioè non riguardano tutta la vita dell'individuo, ma soltanto la protezione di alcuni specifici diritti, e non guardano allo Stato, diciamo, alla protezione dello Stato, perché nascono appunto da una cesura che voleva garantire il cittadino piuttosto che rafforzare il governo. È proprio così che la pensano questa organizzazione, i parlamentari. Mentre invece, che cosa succede in un altro paese, ad esempio l'Italia o la Francia, che l'organizzazione, il modello organizzativo originario è completamente diverso. Nasce infatti da un'altra cesura storica, che è quella del che conosciamo, insomma, un personaggio storico importantissimo che ha caratterizzato la storia d'Europa su tutta una serie di questioni che non riguardano soltanto la sicurezza, che è Napoleone Bonaparte. Infatti Napoleone Bonaparte voleva garantirsi un controllo dello Stato molto forte mentre era impegnato in campagne all'estero. Quindi abbiamo un modello originario che vede una forza di polizia creata per controllare i cittadini, non per garantirne i diritti individuali. E questo modello napoleonico, proprio in virtù delle campagne di conquista, dell'importanza del ruolo storico di Napoleone Bonaparte, si è diffuso con piccole varianti sul tema in tutta Europa, tra cui anche in Spagna e in Italia. E quindi nel modello napoleonico, come vi dicevo, a differenza di quello dell'inglese e gallese, diciamo, che abbiamo chiamato del Regno Unito, le organizzazioni di polizia hanno diffuse responsabilità di governance che sono proprio orientate, per diciamo così, proprio per modello originario dell'organizzazione, verso un controllo pervasivo della popolazione, cioè sono dedicate a difendere l'interesse collettivo dello Stato piuttosto che i diritti dell'uomo e dell'individuo, no? E in particolare la specializzazione proprio su cui nascono queste organizzazioni di polizia cruciale è il controllo della folla e della protesta, che viene considerata come la principale minaccia per la sopravvivenza dello Stato stesso. Vi ho citato prima, diciamo, la definizione della polizia nel modello inglese, dicendovi amichevoli, dicendovi poco armati, che dovevano guadagnarsi la fiducia e il consenso dei cittadini. Invece, tornando a Max Weber, vi cito quello che è il modello napoleonico, opposto, se possiamo dire, a quello piliano di cui vi ho parlato. Lo Stato è il monopolio e la polizia è la forza creata dallo stesso Stato per garantire la sua sopravvivenza. D'accordo? Tra l'altro, il modello napoleonico prevedeva una forza di polizia che fosse, diciamo, orientata verso le città e di tipo civile, una che fosse orientata verso le campagne di tipo militare. E noi, anche il modello spagnolo, riproduce questa caratterizzazione originaria di tipo napoleonico. Abbiamo infatti la polizia di Stato, diciamo, che è orientativamente una forza civile, anche se organizzata militarmente, che lavora nelle città, mentre i carabinieri capillarmente arrivavano, diciamo, anche lontani dalle città ed erano invece un'organizzazione di tipo militare. Quindi vedete come i modelli originari, cioè dobbiamo tornare all'Ottocento, hanno una loro forza, hanno una loro latenza che si riproduce nel nostro presente e guarda verso il futuro. Vi faccio l'ultimo esempio prima di arrivare alle conclusioni di un altro importantissimo Stato europeo di cui noi in genere dobbiamo parlare quando facciamo scienza politica comparata, che è la Germania. La Germania che tipo di cesura ha avuto? Che tipo di modello originario ha? Allora, vi potrei dire che comincio da Bismarck, no? Ma ve la faccio breve, perché il modello originario tedesco in realtà è stato interrotto. Il modello di Bismarck, che a sua volta copiava con piccole varianti quello, diciamo, napoleonico, viene completamente cancellato dalla Seconda Guerra Mondiale. Perché non si voleva che la Germania avesse un sistema nazionale di polizia organizzato centralmente.
perché non si voleva più correre il rischio che potesse essere questa una minaccia alla pace di tutti gli altri stati europei, insomma. E quindi si costruisce, si impone alla Germania, che poi da lì come modello originario lo sviluppa, un modello di tipo federale, per cui noi abbiamo oggi le polizie dei Länder, cioè degli stati, diciamo, delle, quelle che sono regioni per noi, ma insomma lì sono degli stati federali che continuano a rappresentare ancora oggi la polizia ordinaria e integrale nel proprio territorio di riferimento. Collaborano tra loro se le circostanze lo richiedono, ma per il cittadino, ecco, il riferimento non è quello di una polizia nazionale, è appunto quello di una polizia federale. E questo modello, diciamo, viene proprio pensato originariamente e si protrae fino ai giorni nostri per le motivazioni che vi ho detto, cioè per evitare che i tedeschi avessero a disposizione un sistema nazionale di polizia molto forte. E infatti viene, diciamo, orientato al controllo, diciamo, dei, della vita dei, diciamo, dei cittadini. E questo anche perché appunto era nella tradizione tedesca che fosse così, per cui guardando al passato riusciamo a ricostruire i modelli. Allora però finalmente riusciamo ad arrivare anche al futuro, cioè che cosa ci aspettiamo che succeda, che cosa sta succedendo adesso in Europa e che cosa ci aspettiamo che succeda in futuro. Ovvero, la forza dei modelli originari, dei sistemi di polizia di cui abbiamo parlato con qualche piccolo esempio, è ancora preponderante e quindi ci aspettiamo che nel futuro, nonostante le sfide globali e locali di cui abbiamo parlato, le cose vadano per questo verso, oppure ci sono invece dei cambiamenti in atto di cui possiamo rilevare e tenere conto? Ebbene, la risposta che ha dato la ricerca politica comparata è la seguente: sì, ci sono dei cambiamenti e sono anche molto rilevanti. Ed è una cosa molto interessante non solo vedere che esiste un cambiamento, ma che questo cambiamento ha una direzione particolare, cioè tutti i paesi che abbiamo preso in esame hanno dovuto muoversi da, come avete visto, un differente punto di partenza, ok? Finendo paradossalmente per convergere l'uno con l'altro. Perché? Perché le risposte che loro dovevano dare alle sfide globali e locali sono state diverse proprio rispetto a un modello di partenza differente. Piccoli esempi per concludere il mio intervento. I sistemi di tipo continentale napoleonico, che erano più pronti in virtù delle caratteristiche del proprio modello originale a soddisfare una domanda di tipo globale, hanno dovuto adattarsi e cambiare modello organizzativo per dare risposta agli stimoli locali. Erano già pronti a fare una cosa, ma avevano scoperti gli stimoli locali e quindi sono andati incontro alla risposta che avevano più debole per cambiare. Allo stesso modo il sistema inglese, che era più congeniale a soddisfare le domande locali di sicurezza, proprio per come era stato concepito, ha avuto la necessità di allontanarsi dal proprio modello originario per rispondere agli stimoli globali. Pensate alla Germania, vi ho detto che ha un modello decentralizzato, più debole, regionalizzato, diremo così, ebbene ha dovuto rispondere a sfide globali come la criminalità organizzata, come il terrorismo, le questioni criminali, della cyber security, fondando una agenzia che, per, diciamo così, lo dico per semplificare per i nostri studenti, per i nostri uditori, è paragonabile alla Federal Bureau of Investigation americana, cioè una polizia, diciamo, di ordine federale che ha via via consolidato il suo spazio nel sistema nazionale e che è rivolta prevalentemente alla protezione delle istituzioni governative e al coordinamento delle attività investigative tra le polizie degli stati federati e le autorità estere, cioè una forte specialità nell'investigazione dei casi di terrorismo, dei crimini di matrice politica e in generale dei crimini riguardanti il traffico di droga e di armi. Vedete che i tedeschi hanno dovuto aggiustare il loro modello per venire incontro a quelli che sono stimoli globali. E allora gli inglesi, che invece diciamo avevano un punto di partenza diverso, che cosa hanno fatto? Vi faccio un esempio, visto che siamo nella casa europea, in questo spazio virtuale oggi. Con la creazione di Europol venne richiesto a tutti i paesi che volevano entrare a fare parte di questa agenzia, che originariamente doveva combattere i problemi, insomma, legati al traffico di droga, di dotarsi di un'unità centrale che gestisse le informazioni. E gli inglesi non ce l'avevano, perché, come vi ho detto, era una polizia
che non aveva questa centralità, proprio perché originariamente nasce per non dare troppo potere al governo. E quindi il Regno Unito ne crea una apposita nel 92 per rispondere a questa sfida globale della cooperazione europea, no? E quindi, anche se questo organismo all'inizio era esterno ai corpi di polizia, questo nuovo corpo si avvale di provenienti da corpi già esistenti nel paese e quindi va a formarsi un'agenzia centralizzata per dare questo tipo di risposte globali che prima il sistema non aveva. Quindi oggi, ad esempio, dal 2013 abbiamo la National Crime Agency, che viene istituita come dipartimento governativo di tipo non ministeriale, che sostituisce agenzie precedentemente consolidate e tratta centralmente l'investigazione criminale. Per cui, guardate, questo tipo di risposte come cambiano rispetto ai modelli. E allora, per esempio, che cosa succede in Italia e in Spagna, che avevano invece modelli molto centralizzati? Che bisogna stare vicino ai cittadini, bisogna stare nelle periferie, bisogna stare nei quartieri. Noi abbiamo delle ottime agenzie nazionali, abbiamo delle ottime forze di polizia nazionali che davano delle ottime risposte ai problemi globali. Pensate al terrorismo negli anni addietro, qual è stata la risposta dell'Italia anche in termini di efficacia e, diciamo, di efficienza, e anche rispetto alla criminalità organizzata che noi conosciamo molto bene, per le mafie che, insomma, proliferano proprio a partire da alcuni luoghi specifici del Mezzogiorno d'Italia. È stato quindi quello del governo un tentativo di dare risposte in termini di polizia di prossimità. Il governo italiano ha dovuto riorganizzare il suo sistema nazionale di polizia per stare più vicino ai cittadini. I patti per la sicurezza, dare ai sindaci poteri di ordinanza, tutta una serie di atti amministrativi, di strumenti, di politiche pubbliche che dovevano avvicinare la sicurezza ai cittadini. I sindaci, i presidenti della provincia entrano nei tavoli che contano insieme al prefetto, insieme al questore, entrano nelle questioni di sicurezza. I sindaci e le giunte comunali, le regioni dicono la loro su quello che deve essere appunto la vivibilità urbana, la sicurezza in termini di benessere del cittadino. Cioè, noi abbiamo parlato in Italia di riforma del modello in senso preventivo e anche in senso di comunità, in senso appunto di decentralizzazione, di avvicinamento. Perché? Perché il nostro era un modello napoleonico, che quindi veniva da una sua forte centralizzazione e non una garanzia di protezione dei diritti del cittadino, ma bensì collettivi dello Stato. Cioè, facevamo bene certe cose, ma su altre eravamo carenti. Quindi, come avete visto, spero, da questi piccoli esempi che vi ho fatto, tutti i modelli stanno cambiando, ma paradossalmente, anziché andare tutti in direzioni, diciamo, diverse di mutamento, questo cambiamento mutevole genera una convergenza, cioè tutti i sistemi nazionali di polizia si stanno assomigliando sempre di più in Europa, cioè abbiamo in atto dei processi di europeizzazione, perché l'Unione Europea, in quanto casa comune, ha degli stimoli, che sono quelli globali e quelli locali, a cui i sistemi, che erano tutti diversi, stanno rispondendo in maniera diversa, e questo paradossalmente però, anziché produrre diversità, produce uguaglianza maggiore tra sistemi organizzativi, quindi convergenza di questi stessi sistemi. E noi ci aspettiamo che, siccome noi avevamo una maggioranza di sistemi centralizzati di tipo napoleonico, poi tra l'altro io vi ho fatto l'esempio del Regno Unito perché erano ricerche pre-Brexit, diciamo, quindi ora diciamo il Regno Unito si allontana dall'orizzonte europeo dopo il referendum e l'attivazione degli articoli del trattato relativi a questo divorzio con l'Unione. Quindi noi guardiamo a quello che succederà, a parte il Regno Unito, negli stati, diciamo, aderenti all'Unione Europea, e vediamo che avevano una forte centralizzazione, una forte aderenza al modello napoleonico, e quindi quello che dovevano cercare di fare era di avvicinarsi al cittadino, e questo lo stanno facendo perché le polizie municipali, che prima venivano considerate, no, più o meno come i vigili, no? I vigili urbani, cioè persone che si occupavano del traffico, diciamo, hanno invece aumentato molto la loro professionalizzazione, le loro categorie di intervento, e oggi come oggi rappresentano sempre di più in tutta l'Unione un punto di riferimento per i cittadini. Quindi ci immaginiamo che nel futuro ci potrà anche essere una forza europea, che è molto più probabile rispetto a mettere in comune gli eserciti. Non spetta a me, perché ci sono tanti colleghi che sanno meglio di me le questioni che sono legate
a questo tipo, diciamo, di condivisione della forza militare, degli eserciti e delle armi anche nucleari a livello europeo. Lo lascio volentieri a loro questo fardello, però io vi dico che dall'altra parte invece è pensabile avere un corpo di polizia municipale, di polizia locale, che paradossalmente sia europeo, perché andiamo verso, e questo lo lancio, diciamo, nel dibattito, una maggiore riconoscibilità anche di quello che può essere per il cittadino una polizia di prossimità e una garanzia di protezione dei diritti individuali, di prevenzione, di vivibilità, di qualità della vita. Forse, e forse qui rilancio alla collega Carta, alla collega Sanna, al collega Asta e anche a chi vorrà intervenire, forse più plausibile come progetto politico rispetto a quello di mettere in comune l'esercito che protegge i confini con tutti i problemi che ne conseguono. Ecco, invece forse per gli stati europei sarebbe maggiormente rinunciabile quella quota di sicurezza che si avvicina al cittadino, avere una forza di polizia europea che sta nelle strade di tutti, che i turisti che viaggiano, quindi no, Schengen, riprendiamo a viaggiare, l'Erasmus, allora io non ho più il poliziotto catalano, non ho più il poliziotto municipale della città di Sassari, ho il poliziotto europeo, una nuova categoria che riconosco dovunque vado, mi sento cittadino ed è il baluardo della sicurezza, il mio first responder, lo guardo, lo vedo e posso parlargli, magari perché professionalizzandoli possiamo pensare che accedono al concorso e al reclutamento solo quelli che parlano almeno 5 lingue dell'Unione e quindi non ho problemi a potermi confrontare con lui. Formiamo una nuova forza di polizia locale che faccia davvero cambiare i modelli organizzativi di tutti gli stati con una maggiore legittimità, riconoscibilità, una divisa comune. Abbiamo la forza di fare questo, possiamo progettarlo, possiamo arrivarci, oppure è un altro dei sogni che guardano al futuro dell'Europa forse in una maniera diversa rispetto a quello che per lungo tempo ha rappresentato una tendenza generale di disunione piuttosto che di maggiore unione tra Stati europei. Vi ringrazio. E grazie professor Calarisu, perché attraverso la conoscenza della storia possiamo comprendere meglio sicuramente il presente. E dato che questo incontro prevede un confronto anche con chi ci sta ascoltando, è arrivata proprio una considerazione da parte di uno spettatore, Simone Solinas, che dice, proprio per quest'ultimo passaggio da lei trattato: nel mese di maggio negli Stati Uniti un gruppo di hacker ha ricattato un operatore di un grande gasdotto, bloccando i rifornimenti di gas e gasolio in diversi stati americani. Il problema della cyber security è un problema attualissimo e forse fino ad ora sottovalutato. Sarebbe auspicabile, dice Simone Solinas, che i sistemi di polizia condividessero tutte quelle informazioni che possono tornare utili nella prevenzione di questi crimini. Questo però porterebbe gli stati a dover condividere anche quelle informazioni che vogliono tenere segrete, cedere quindi una parte della propria sovranità. Forse, conclude Simone, si dovrà creare un sistema di polizia sovranazionale nell'Unione Europea, indipendente dagli stati. Quindi è arrivata la considerazione poco prima della sua conclusione, ma mi sembra che il dibattito possa partire, insomma, nutrito dalle stesse appunto considerazioni. Simone continua, però io lascerei magari lo spazio allo scambio di opinioni al termine di tutti gli interventi, perché così ci dedichiamo proprio a quello e invece ora diamo il giusto tempo agli altri due temi. Quindi invito anche tutti gli altri a scrivere nella chat le proprie considerazioni e le proprie domande da porre ai relatori e poi al termine possiamo, insomma, dibattere insieme. Il secondo intervento sarà a cura della professoressa Maria Cristina Carta. Il titolo è Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione Europea e il principio di mutua fiducia tra Stati. Quindi torniamo a ciò di cui parlavamo proprio nel nostro incipit. Partendo dall'esame dei principi di solidarietà, di mutua fiducia tra Stati membri e di
equa ripartizione della responsabilità nel quadro dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. La relazione della professoressa Carta esaminerà gli aspetti più innovativi, le criticità del nuovo patto europeo sull'immigrazione e l'asilo. In un settore nevralgico come quello della sicurezza, l'ambizioso obiettivo della Commissione europea è quello di intervenire in materia di asilo, migrazione, protezione delle frontiere esterne e lotta al traffico di migranti attraverso la previsione di soluzioni europee comuni a quella che è sicuramente una sfida europea. Ci si interrogerà a breve quindi sulla reale valenza strategica del nuovo patto al fine di comprendere se esso potrà rappresentare in prospettiva una vera svolta nel processo di integrazione europea o se in realtà non si concentri in un mero ripensamento in chiave astrattamente solidaristica dei diritti umani dei migranti, scaturente da una disponibilità solo apparente degli stati più refrattari all'assunzione di questi obblighi operanti non solo in situazioni emergenziali di crisi. Una nota biografica in merito al percorso della professoressa Carta: è avvocato del Foro di Sassari, ricercatrice di diritto dell'Unione Europea all'Università di Sassari, dove insegna diritto internazionale dell'Unione Europea, tutela dei diritti umani nello spazio giuridico europeo e European Migration Law. È docente nella Scuola per le Professioni Legali, coordinatrice del Centro Studi sui diritti della persona e dei popoli di Nuoro, dal 2016 è responsabile scientifico della International Summer School, The Future of Human Rights in Europe. È stata visiting professor in varie università europee, tra cui quella di Barcellona, Poitiers e Malaga. È autrice di numerose pubblicazioni in materia di tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo, con un focus sulla protezione dei soggetti deboli come detenuti e migranti, e su temi di stringente attualità come il Green Deal europeo e il nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo. Quindi sentiamo l'intervento della professoressa Carta, sicuramente centrato anche su ciò che sta avvenendo proprio in questi giorni all'interno del nostro spazio europeo. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, ovviamente a tutti i partecipanti. Mi unisco ai ringraziamenti che già sono stati fatti dalla professoressa Sanna e dal collega Calaresu, e anche io sono particolarmente onorata per essere stata invitata a questa occasione di confronto ed essere stata chiamata anche a relazionare su uno dei temi su cui maggiormente si è focalizzata la mia attività di ricerca, e che sicuramente non risulta essere un tema statico, ma anzi in continua evoluzione, potremmo dire continuamente in progress, che riguarda proprio la creazione, l'evoluzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione Europea, alla luce anche del fondamentale principio di mutua fiducia tra Stati. Quindi inizierò subito nel riprendere una parte già illustrata dalla professoressa Sanna, evidenziando come certamente uno degli obiettivi, ma al contempo anche traguardi fondamentali perseguiti dall'Unione Europea, è certamente rappresentato dalla creazione, accanto a quello che è il mercato interno, appunto di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, che durante la sua evoluzione ormai di oltre 20 anni, a decorrere dal Consiglio europeo di Tampere del 1999, appunto avuto una straordinaria evoluzione in termini di libertà di movimento, di libertà di circolazione, ma anche di sicurezza sociale e di godimento dei diritti fondamentali. Questo spazio infatti si caratterizza per l'obiettivo che accomuna sia le istituzioni dell'Unione Europea, sia però anche gli Stati membri, di contemperare dei valori che potrebbero apparire tendenzialmente antagonisti, che sono appunto quello della libertà di circolazione delle persone indipendentemente dalla loro cittadinanza, perché ricordiamo la libertà di circolazione all'interno dell'Unione Europea, seppur a diverse condizioni, è garantita non soltanto ai cittadini dell'Unione, ma anche ai cittadini di paesi terzi che vi abbiano fatto regolare ingresso. Quindi libertà di circolazione che però deve essere contemperata con l'altro fondamentale valore, che è quello della sicurezza pubblica, entrambi da bilanciare tra loro
alla luce di quello che è il fondamentale principio di proporzionalità e sempre e comunque nel rispetto dei diritti fondamentali e anche dei diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri. Non è un caso che molto spesso la dottrina abbia inteso sottolineare quella che è stata definita come la natura ossimorica dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, proprio a voler sottolineare quella che potrebbe essere una contraddizione. Contraddizione che è rappresentata dalla stessa caratteristica insita nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che è data dal fatto che quella che potremmo definire come dimensione liberatoria interna deriva indissolubilmente dalla dimensione securitaria esterna. Cosa significa questa espressione? Significa che il fatto che all'interno dell'Unione Europea si possa circolare liberamente senza che siano effettuati dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri discende direttamente dal fatto che invece vi è un elevatissimo livello di sicurezza che coinvolge i confini esterni dell'Unione Europea e dopo vedremo secondo quali meccanismi. D'altra parte la sicurezza, che è il tema di cui oggi siamo chiamati appunto a trattare, rappresenta sicuramente il fulcro dello stesso spazio di libertà, sicurezza e giustizia, disciplinato, lo ricordo, all'interno del titolo quinto del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nel cui ambito rientrano diversi settori che vanno appunto dalla gestione delle frontiere esterne alla politica comune in materia di asilo e immigrazione, ma anche alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, alla cooperazione delle forze di polizia, mi ricollego qua alla relazione del collega Calaresu, ma anche al riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle decisioni giudiziarie emesse dalle autorità giurisdizionali dei singoli Stati membri, nonché alla lotta alla criminalità in tutte le sue forme, quindi terrorismo, sfruttamento dei minori, tratta di esseri umani e così via. Nell'ambito di questo che abbiamo visto sinteticamente essere lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si inserisce perfettamente il principio di mutua fiducia tra Stati, detto anche il principio di mutual trust, che riveste un ruolo di primo piano e rappresenta, unitamente al principio di leale cooperazione, il principale strumento per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. Sempre ricollegandomi allo spunto del collega Calaresu, mi verrebbe da dire che non escludo che il principio di mutua fiducia tra Stati, oltre a rappresentare strumento per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, potrebbe anche fungere da volano eventualmente per prevedere un corpo di polizia locale europeo, ma magari ci ritorniamo dopo in sede di dibattito. In realtà il principio di mutua fiducia tra Stati è un principio di matrice giurisprudenziale, cioè si tratta di un principio che è stato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e che di fatto non trova espresso riconoscimento all'interno dei trattati, ma che sovente viene richiamato negli atti di diritto derivato dell'Unione Europea, quindi regolamenti, direttive e decisioni, e molto spesso viene cristallizzato nella giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia. Corte di Giustizia che ad esempio in occasione del noto parere numero 2 del 2013 che è stato reso in merito al progetto di accordo di adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ha fornito una definizione di principio di mutua fiducia nel momento in cui ha precisato che tale principio impone, per quanto riguarda segnatamente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea debbano considerarsi sicuri e debbano considerarsi sicuri in quanto tutti impegnati al rispetto del diritto dell'Unione Europea e soprattutto in quanto tutti condividono quelli che sono i valori comuni cristallizzati nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea, che li ricordo: dignità umana, libertà, democrazia, rispetto dei diritti fondamentali e Stato di diritto.
Allo stesso tempo, però, la Corte di Giustizia, dopo aver enunciato che il principio di mutua fiducia si fonda sul presupposto base secondo cui tutti gli Stati membri dell'Unione Europea garantiscono un adeguato livello di sicurezza e quindi devono essere considerati anche dagli altri Stati membri come stati sicuri, in più occasioni nelle sue sentenze ha precisato che comunque la mutua fiducia tra Stati non è una mutua fiducia cieca, cioè la presunzione di sicurezza degli altri Stati membri non deve essere considerata una presunzione assoluta, ma al ricorrere di determinate circostanze è quindi consentito agli Stati membri di derogare a tale presunzione e di verificare nel singolo caso concreto il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati. Bene. Proprio all'interno di questo quadro, quindi della definizione dello spazio di libertà e sicurezza e giustizia e dell'operatività in tale ambito del fondamentale principio di mutua fiducia tra Stati e di leale collaborazione, si inserisce una delle principali novità dell'Unione Europea di questi tempi, nel senso che fulcro del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo è proprio il principio di mutua fiducia e la valorizzazione del principio di solidarietà. Quando facciamo riferimento al nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, ci stiamo riferendo a una comunicazione dello scorso 23 settembre della Commissione europea che si compone di 5 proposte di regolamento, 3 raccomandazioni e una roadmap, grazie alla quale la Commissione europea ha presentato il piano strategico volto a riformare ed integrare quello che è l'attuale sistema europeo comune di asilo. Con tale riforma la Commissione europea si propone dichiaratamente di proporre una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra Stati membri, ma anche per ripristinare la fiducia degli stessi cittadini europei nelle capacità delle istituzioni europee di poter trovare valide soluzioni al problema rappresentato dal fenomeno migratorio. Infatti, a fronte della cronica inadeguatezza che oggettivamente è emersa riguardo la disciplina sinora sviluppata nel settore della gestione dei flussi migratori dall'Unione Europea, è ora intenzione dell'esecutivo europeo cambiare rotta, cioè segnare proprio una vera e propria linea di discontinuità rispetto al passato mediante il consolidamento del principio di mutua fiducia tra Stati membri che dovrà essere attuato, dice la Commissione nella comunicazione dello scorso settembre, attraverso procedure migliori e più rapide e soprattutto attraverso un nuovo equilibrio tra i principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità anche sul piano finanziario, in conformità al fondamentale articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che appunto enuncia il principio di solidarietà. Bene, mi dispiace però in questa occasione essere un po' disfattista, perché se andiamo ad analizzare con attenzione il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo presentato dalla Commissione Europea, in realtà questo auspicato cambio di paradigma risulta, a mio parere, ad oggi essere più proclamato che effettivo. E questo perché, in ragione della perdurante assenza di una volontà politica di determinati stati di cooperare in questo senso, non pare che neppure il nuovo patto oggi presenti delle valide soluzioni a quella che oggettivamente è e rimane l'annosa questione della ridistribuzione dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Si tratta infatti di una questione fortemente avversata, abbiamo fatto riferimento anche prima, dai cosiddetti paesi del gruppo di Visegrad, quindi Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia, che, vi ricordo, da ultimo con sentenza del 20 aprile 2020 sono stati ritenuti responsabili dalla Corte di Giustizia
per non aver indicato un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale da ricollocare tempestivamente nel proprio territorio, così andando a violare la decisione 1523 del 2015, che era la nota decisione dell'Unione Europea che istituiva delle misure temporanee a beneficio dell'Italia e della Grecia, che, come noto, sono tra gli stati più fortemente colpiti dai flussi migratori. Per inciso, giusto per darvi un'idea, è stata sì accertata la violazione da parte di questi stati del diritto dell'Unione Europea, ma l'unica condanna che tali stati hanno ricevuto è quella alla rifusione delle spese legali del giudizio. Andiamo ora ad esaminare sinteticamente quelli che sono i contenuti in realtà di questo nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo, con cui le istituzioni dell'Unione Europea intendono riformare la struttura del regolamento Dublino III, che è quello attualmente in vigore e che le cui misure, se potremmo dire, si articolano secondo un doppio asse. Il primo asse riguarda quella che viene definita la dimensione esterna delle azioni dell'Unione Europea. In questo contesto quindi rientrano sia quelle procedure che sono volte a rendere più celere l'esame delle domande dei richiedenti asilo, anche attraverso il nuovo strumento dello screening pre-ingresso, sia quelle misure che sono destinate, potremmo dire, ad una migliore gestione delle frontiere esterne dei rimpatri, grazie all'istituzione della nuova Guardia Costiera di Frontiera, che è Frontex, e anche grazie all'istituzione di una nuova figura, che è prevista dal patto ovviamente, che è quella del coordinatore per i rimpatri. Il secondo asse previsto nel patto riguarda invece la cosiddetta dimensione intraeuropea ed è rappresentato da quello che dovrebbe essere il nuovo, e nuovo lo dico sarcasticamente, sistema di solidarietà permanente di cui alla nuova procedura unica di frontiera per il rimpatrio. Questo è, a mio parere, l'aspetto nodale del nuovo patto. Andiamo a vedere un attimo le caratteristiche della dimensione esterna. In riferimento ad essa, la principale novità del patto prospettata dalla Commissione europea è rappresentata da un meccanismo che si focalizza sulla prevenzione degli ingressi irregolari e al contempo anche sulla celerità dei provvedimenti di rimpatrio conseguenti agli eventuali dinieghi rispetto alle domande di protezione internazionale. La particolarità di questa procedura è che essa si svolge ai confini esterni, i quali non assumono più soltanto la funzione di blocco, ma assumono anche la funzione di filtro, nel senso che in questa fase della procedura di pre-screening non soltanto si procederà all'identificazione dei richiedenti asilo, e adesso vi dirò come, ma si procederà anche all'attribuzione a ciascun richiedente asilo della competente procedura di esame della propria domanda di protezione internazionale. Questo nuovo meccanismo appunto si articola in una verifica alla frontiera esterna, prende appunto il nome, dicevo, di pre-entry screening, che si concreta nella identificazione, ma anche nella predisposizione di controlli sanitari, di sicurezza, nella rilevazione delle impronte digitali e nella successiva registrazione nei database Eurodac e SIS, quindi database centralizzati a cui fanno capo tutti i relativi database nazionali. La particolarità di questa attività di pre-screening sta nella sua durata, cioè lo screening, secondo quanto previsto dal patto, deve iniziare e concludersi nell'arco di 5 giorni dal fermo in zona di confine esterno. Questo termine così stringente risponde da una parte alla esigenza di determinare celermente lo status di una persona e di anche individuare in breve tempo il tipo di procedura che adesso deve essere applicato, quindi o la procedura di frontiera o la procedura accelerata o la procedura ordinaria, al fine evidente di snellire l'ingente carico di domande di protezione internazionale e allo stesso tempo anche di evitare il rischio di fuga o di spostamenti non autorizzati.
qual è secondo me la principale criticità di questa procedura di preingresso. La principale criticità è certamente rappresentata che dal fatto che essa da una parte pare costituire un ulteriore aggravio per le responsabilità degli stati di primo arrivo che si trovano nelle zone di confine esterno dell'Unione Europea. Perché? Perché viene prolungato anche il tempo di permanenza, il tempo di trattenimento dei richiedenti asilo in quelle che sono le strutture di confine, gli hotspot o comunque strutture simili, e per altro verso l'altra criticità è che mi pare che il fatto che tale procedura debba svolgersi in un arco temporale di soli 5 giorni, prorogabili sino a un massimo di 10, possa evidentemente ledere quello che è il fondamentale principio di effettività. Questo termine, infatti, previsto per l'espletamento della procedura, pare evidentemente contrastare con l'esigenza, pur prevista dal diritto dell'Unione Europea, di un accurato esame individuale delle domande di asilo, che ricordiamolo vengono per la maggior parte presentate da soggetti che dopo aver fatto il viaggio della speranza, al momento del loro arrivo necessitano chiaramente dell'assistenza come minimo di un traduttore, di un legale, di un mediatore culturale. Quindi la celerità insita in questa procedura rischia di non assicurare in alcun modo quelli che pure sono i diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione Europea, e mi pare che si possa ravvisare una evidente violazione come minimo dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che riconosce il diritto all'asilo, e anche dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che sancisce il fondamentale divieto di non refoulement, cioè il principio del non respingimento di tutti coloro che, se rispediti, passatemi il termine, nel loro stato di origine, rischiano una persecuzione o comunque rischiano la loro stessa vita o di subire trattamenti inumani e degradanti per ragioni legate alla razza, al sesso, le ideologie politiche o personali. Passiamo un attimo poi a quella che invece è la dimensione intraeuropea, perché qua secondo me raggiungiamo veramente il paradosso della contraddizione stessa del patto. Il patto infatti introduce un unico strumento nuovo sotto la denominazione di procedura di frontiera per l'asilo e il rimpatrio. Quindi l'asilo e il rimpatrio vengono inseriti in un'unica procedura, non più separata come invece è al momento. Tale procedura unica per l'asilo e il rimpatrio, sempre in quelle che dovrebbero essere le intenzioni della Commissione europea, dovrebbe garantire una equa ripartizione, una equa condivisione delle responsabilità, proprio alla luce del principio di solidarietà di cui è all'articolo 80. Cosa succede? Succede che una volta ultimata quella che abbiamo visto essere la fase di pre-screening, le domande di asilo che già ad un primo esame manifestino scarse possibilità di essere accettate, allora dovranno essere vagliate secondo una procedura accelerata di sole 12 settimane. Non solo una procedura accelerata di 12 settimane, ma durante quest'arco di tempo non è concesso ai richiedenti protezione internazionale accedere all'interno del territorio dell'Unione Europea. Quindi rimarranno arginati in una zona di confine. Qualora la domanda di asilo, secondo all'esito di questa procedura accelerata, dovesse risultare respinta, si procederà all'immediato rimpatrio in modo tale da eliminare anche in questo caso il rischio di fuga o di spostamento non autorizzato. Chi sono i destinatari? Perché meno male, qua ci siamo ricordati che certamente i minori non accompagnati o comunque i soggetti vulnerabili non possono in alcun modo essere destinatari di questa procedura accelerata. I destinatari di questa procedura accelerata rapida di asilo e rimpatrio sono obbligatoriamente tutti i richiedenti asilo che inducono in errore le autorità nazionali, per esempio fornendo informazioni o documenti falsi, ma sono anche coloro che provengono da paesi con una percentuale di riconoscimento del diritto di asilo inferiore al 20% e tutti coloro che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale, chiaramente risultanti dai database che abbiamo citato prima. Quanto alle criticità di questo secondo asse, seppure venga presentato come in apparente riforma del vigente regolamento Dublino III,
un innegabile limite di questa proposta no, lo si rinviene nel momento in cui viene confermata la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale in capo al paese di primo ingresso, cioè non c'è nessuna differenza rispetto a quello che è già previsto dal regolamento di Dublino III. Ci sono dei criteri obiettivi gerarchici, quindi ce ne sarebbero tre prima della individuazione come competente del paese di primo ingresso, che però operano nella minima parte dei casi, e quindi di fatto lo Stato che sarà competente all'esame di tali domande è e rimane lo Stato di primo ingresso. Chiaramente lo Stato di primo ingresso non potrà che essere uno di quelli posti al confine, nelle zone di confine dell'Unione Europea. Ma la criticità non è solo questa, perché all'interno del nuovo patto, per quanto riguarda la dimensione intraeuropea, viene presentato dalla Commissione europea come principale elemento di novità un vivificato meccanismo di solidarietà basato su un sistema di ricollocamento strutturale che sarà destinato ad operare su base volontaria nelle situazioni normali, quindi di flussi migratori normali, mentre diverrà obbligatorio unicamente in circostanze emergenziali, dove, secondo la Commissione europea, dovranno essere considerate circostanze emergenziali soltanto quelle di grave pressione a causa di massicci flussi migratori. Occhio, perché soltanto in queste ipotesi, cioè soltanto in circostanze emergenziali, lo Stato membro colpito da questo cospicuo numero di migranti potrà attivare questo meccanismo di solidarietà mediante una richiesta alla Commissione, che eventualmente, questo è importante dirlo, potrà anche attivarsi, diremo noi avvocati d'ufficio, cioè di propria iniziativa, e la Commissione a questo punto dovrà accertare proprio che un sistema nazionale risulta essere sotto pressione o a rischio, e solo a questo punto la Commissione europea procederà alla individuazione del numero dei migranti irregolari che dovranno essere redistribuiti secondo quella che viene definita nel nuovo patto come quota equa. Questa quota equa sarà calcolata dalla Commissione europea per il 50% sulla base del PIL, del prodotto interno lordo, e per il restante 50% sulla base della popolazione. Quindi, per aiutare lo Stato sotto pressione, lo Stato a rischio, gli altri Stati membri di fatto che cosa dovranno fare? Dovranno accettare i richiedenti asilo ricollocati, e per questo prenderanno dei fondi dall'Unione europea, oppure dovranno assumersi la responsabilità di rimpatriare nei rispettivi paesi di origine coloro che non hanno diritto a rimanere nel territorio dell'Unione Europea. Quindi nel primo caso si parla di ricollocamento, nel secondo caso si parla di rimpatri sponsorizzati. Ora, come minimo, mi sembra che questo sistema di contributi flessibili, inizialmente operante solo su base volontaria, lo ripeto, e soltanto in casi eccezionali su base obbligatori, sollevi seri dubbi circa l'effettiva efficacia di un meccanismo, secondo me, molto complesso, particolarmente farraginoso, e soprattutto di un meccanismo che non mi pare risolva quello che è il nodo cruciale rappresentato dal sovraccarico in termini di impegno e di responsabilità ancora oggi gravante sugli stati di primo arrivo posti appunto alle frontiere esterne dell'Unione Europea. Questa nuova concezione della solidarietà europea, per quanto certamente almeno questo non è demandata in tutto alla discrezionalità degli stati, risulta di fatto essere ancora focalizzata su interventi di carattere meramente economico, interventi di tipo assistenzialistico, ma c'è un ulteriore e inconfutabile elemento di criticità in questo nuovo sistema, perché siamo di fronte ad un'ipotesi di assenza totale di una previsione di ricollocamento automatico ed obbligatorio, e siamo anche in presenza
di una mancata previsione di qualsiasi sanzione a carico degli stati che dovessero risultare inadempienti in caso di mancata assunzione della quota equa loro attribuita dalla Commissione europea. Cioè, di fatto ci viene presentato come un sistema di solidarietà obbligatoria, e così non è, perché l'obbligatorietà dall'esame del patto si ha solo nell'ipotesi in cui ci si trovi in situazioni emergenziali. Nel momento in cui la Commissione assegna una quota equa per aiutare lo Stato in difficoltà, qualora non ci sia la volontà da parte, mettiamo un esempio a caso, di uno degli stati del gruppo di Visegrad di accettare il ricollocamento, di procedere al rimpatrio sponsorizzati, bene, nessuna previsione di una sanzione è prevista all'interno del patto. Quindi, e mi avvio chiaramente alle conclusioni, mi sembra che sussistano purtroppo, nostro malgrado, nel patto degli elementi di preoccupante continuità rispetto al passato, nel momento che, così come attualmente strutturato, ma lo preciso, può essere comunque ancora oggi oggetto di modifiche, esso non contribuisca in alcun modo a riequilibrare, diciamo, le disparità causate dalla geografia. Peraltro, questa disponibilità solo apparente degli stati più refrattari ad assumersi gli impegni obbligatori rischia, per quanto certamente non siano queste le intenzioni delle istituzioni europee, rischia però di essere avallate sia dalla Commissione europea, che di fatto può agire soltanto con atti non vincolanti, quali le raccomandazioni, sia purtroppo anche dalla Corte di giustizia, che non potrà che effettuare un sindacato soft come quello che vi ho citato appunto nella sentenza dello scorso 20 aprile. Questa che potremmo definire una politica di compromesso dello scontentare tutti per accontentare tutti non pare in effetti particolarmente premiale in termini di risultati. La mia ultima riflessione, poi vediamo cosa penseranno anche i nostri studenti, muove di fatto da una constatazione oggettiva che è rappresentata proprio dalla natura differenziata dello stesso processo di integrazione europea, che sostanzialmente insita nell'eterogeneità degli stati membri dell'Unione Europea. D'altra parte, questa natura differenziata ha dato anche una riprova concreta nel momento in cui è stato creato lo spazio Schengen, di cui fanno parte solo 22 stati, nel momento in cui è stata creata l'Eurozona, oppure anche nel momento in cui uno stato come il Regno Unito ha deciso di recedere dall'Unione Europea. Quindi, a mio parere, risultando oggi impossibile immaginare un modello uniforme di integrazione a 27, uno strumento chiave per un'azione realmente concertata ben potrebbe essere rappresentato dalla quella che potremmo definire una solidarietà europea flessibile, da intendersi però non in un'accezione negativa, cioè come un'Unione Europea alla carte, come se fossimo al ristorante, quanto piuttosto da intendersi nel contesto di una Unione Europea che di fatto da sempre opera a più velocità, come indice però di una più forte e sentita cooperazione e coordinazione strutturata tra tutti quegli stati che realmente vogliono attuare i fondamentali principi di leale cooperazione e di solidarietà. A tal fine, a mio parere, sarebbe auspicabile, ad esempio, anche in un'ottica di revisione dei trattati, la previsione di meccanismi di cooperazione e di solidarietà intraeuropei obbligatori, ripeto, per coloro che effettivamente si vogliano impegnare in tal senso, obbligatori e anche permanenti, cioè di meccanismi che consentano una condivisione reale dei rischi e delle responsabilità e che magari in questo modo potranno concretamente rendere l'Unione Europea più resiliente dinanzi a quella che è oggettivamente una sfida globale, quale quella della gestione dei flussi migratori. Grazie. Grazie professoressa Carta per gli spunti davvero interessanti che sicuramente svilupperemo nel dibattito. A me viene per esempio una domanda, ma se avremo modo la sviscereremo più tardi, guardando non verso l'interno ma verso l'esterno, se può essere realmente una
soluzione è quella di finanziare il blocco dei flussi migratori, lasciando appunto la, come dire, libertà a stati come ad esempio la Turchia di fare il bello e cattivo tempo per bloccare le frontiere. Insomma, abbiamo visto nei decenni che in alcuni casi questi, come dire, queste azioni hanno sì bloccato un certo tipo di migrazione, però hanno creato e leso i diritti dell'uomo e della donna, quindi dobbiamo anche stare attenti a questo. Intanto ricordo, invito a scrivere le vostre domande nella chat, che poi più tardi potremo approfondire insieme. Siccome ci siamo un po' dilungati stamattina, ma perché il tema è davvero interessante e davvero complesso, ora darei subito spazio al professor Asta per il terzo e ultimo intervento di questa mattina. Il titolo è «L'uso dei droni nel controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea, un ulteriore tassello nella costruzione della fortezza europea», questo è l'interrogativo. Negli ultimi anni i droni sono stati utilizzati in maniera crescente per finalità legate al controllo delle frontiere. In questo contesto i droni sono infatti considerati uno strumento prezioso, in quanto consentono di pattugliare ampie zone anche in condizioni atmosferiche e geografiche proibitive. In particolare l'occasione del presente intervento è data dalla notizia dello scorso maggio relativa al dislocamento da parte di Frontex di un drone a Malta. Questo potenziamento si inserisce d'altro canto in un trend che ha visto il graduale incremento nel grado di tecnologia applicata al controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Al fine di provare a leggere il ruolo dei droni in questo contesto, sarà allora opportuno contestualizzarne l'impiego nel quadro dei recenti sviluppi legati alla gestione integrata delle frontiere esterne. Infine, ci si proverà a interrogare, grazie all'intervento del professor Asta, sulle prospettive future che potrebbero riguardare l'impiego dei droni, anche alla luce del nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo, appunto, recentemente varato dalla Commissione europea. Il professor Asta è ricercatore di diritto internazionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, dottore di ricerca in ordine internazionale e diritti umani presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma, dove è stato anche assegnista di ricerca di diritto internazionale. In precedenza è stato docente a contratto di diritto dell'Unione Europea nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina e Visiting Leibniz Scholar presso l'Istituto Max Planck di Heidelberg. Ha inoltre svolto periodi di tirocinio presso la rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, l'autorità garante per la concorrenza e il ricercato del servizio giuridico della Commissione europea. Fa parte della redazione della rivista Ordine Internazionale e Diritti Umani ed è autore di una monografia in tema di funzione consultiva delle corti regionali dei diritti umani, nonché di diverse pubblicazioni in materia di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea. Quindi lasciamo a lui lo spazio per questo terzo e ultimo intervento di quest'oggi. Prego. Grazie mille, dottoressa Falchi. Cercherò di essere il più breve possibile in modo da lasciare un po' di spazio al dibattito. Ovviamente mi unisco anch'io ai ringraziamenti nei confronti della professoressa Sanna e Silvia Sanna, che ringrazio per avermi anche coinvolto in questo insomma, appuntamento. Sono molto onorato di partecipare anch'io a questo incontro. Ma comunque, come dicevo, cercherò di essere il più breve possibile, ma sono sicuramente facilitato dalle due relazioni che mi hanno preceduto, perché la mia ovviamente si innesta, potremmo dire, in parte comunque complementare rispetto alla sicuramente relazione della collega Cristina Carta. E come giustamente diceva la dottoressa Falchi, la mia relazione ha, diciamo, un punto interrogativo, un punto di domanda. In effetti, il titolo della mia relazione è la domanda che mi sono un po' posto io leggendo le ultime novità in materia appunto di uso di droni nel controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea. E, diciamo, in questi pochi minuti tenterò appunto di dare una risposta a questo interrogativo, ma ancora di più cercherò di simulare un minimo il dibattito seguente. E ora, prima però di addentrarci nella questione, mi sembra opportuno chiarire un attimino a cosa, diciamo, intendiamo quando ci riferiamo ai droni nel contesto del controllo delle frontiere esterne. A riguardo io avrei preparato qualche slide
Però non vi preoccupate, sono slide soltanto di immagini. E un secondo momento di questioni tecniche. Va bene. Allora, appunto, come vi... Vedete bene? Sì? Ok. Allora, come vi stavo dicendo, appunto, quando parliamo di droni e controllo delle frontiere esterne, diciamo, e di droni più in generale, diciamo, il concetto di drone è un concetto che rinvia a, diciamo, una serie di velivoli che sono certamente accomunati dal fatto di essere pilotati da remoto, cioè di non avere un pilota a bordo, però sono certamente differenti quanto a funzioni, a caratteristiche, a dimensioni. E infatti, quando noi facciamo riferimento ai droni, certamente sono i droni quelli che vedete come appunto nella slide, utilizzati soprattutto dagli Stati Uniti e da Israele per i cosiddetti drone strikes, cioè le uccisioni mirate, soprattutto in Medio Oriente, ma non solo. Questo quindi sicuramente i droni sono utilizzati in campo militare, forse il campo più noto, ma i droni sono utilizzati, come ben sapete, anche in ambito civile, come vedete dalla slide, per esempio, per fare i film dei matrimoni. Questo è forse, diciamo, l'utilizzo dei droni che c'è più vicino, insomma. Ma droni sono anche, ci sono dei droni anche in ambito marittimo, cosiddette navi drone. Quella che vedete, per esempio, si chiama Yara Birkeland ed è una nave porta container che è stata recentemente varata e che è in sperimentazione nei mari della Norvegia, ed è appunto anch'essa una nave senza pilota. Come una nave senza pilota, una nave senza pilota, i droni marittimi potranno essere utilizzati anche nell'ambito della ricerca e del soccorso in mare. Come vedete, appunto, questo è un prototipo recentemente presentato in una fiera della Versilia, quindi diciamo che i droni sono abbastanza versatili. I droni sono tantissimi velivoli, insomma, con caratteristiche molto differenti. Ora, i droni però sono anche utilizzati, forse in maniera meno nota, per il controllo delle frontiere esterne, per il controllo delle frontiere. Certamente, diciamo, in questo ambito rappresentano comunque uno strumento, diciamo, ha un valore aggiunto, è uno strumento prezioso perché consentono di pattugliare anche in zone per lunghi periodi e anche in condizioni meteo geografiche, insomma, avverse. E certamente per far ciò sono equipaggiati, diciamo, di tutti gli ultimi ritrovati tecnologici, per esempio radar, sensori termici, sensori ottici, e che più ha più ne mezzo sostanzialmente. È sicuramente l'utilizzo dei droni nell'ambito appunto del controllo delle frontiere esterne si rinviene innanzitutto a partire dal 2004, appunto, come vedete quello della slide è un drone del Dipartimento di Sicurezza americano. Appunto, anche in questo caso gli statunitensi sono stati, diciamo, i tre primi a sperimentare appunto i droni nell'ambito del controllo delle frontiere, innanzitutto nell'ambito del controllo delle frontiere con il Canada, ma soprattutto nell'ambito del controllo delle frontiere con il Messico. Ma c'è da dire in realtà che l'esperienza americana non è un'esperienza, diciamo, di successo a tutto tondo, perché comunque, diciamo, è un po' in chiaroscuro, perché comunque, diciamo, sì, certamente ha garantito una maggiore efficienza nel controllo delle frontiere esterne, ma è anche vero che comunque si sono verificati una serie di incidenti nel corso degli anni inoltre, si sono dimostrati alti anche i costi di gestione di questi drone, perché comunque hanno necessità di training, di operatori appositi, di un sistema logistico a terra. Quindi diciamo che l'esperienza americana non è proprio un'esperienza tutto tondo. Ora, però quello, diciamo, che mi interessa cercare di approfondire in questi pochi minuti è invece l'esperienza europea. Infatti i droni sono utilizzati in maniera sempre crescente anche nel contesto europeo per appunto il controllo delle frontiere. È proprio l'occasione, come diceva la dottoressa Falchi, di questo intervento è dovuto al dislocamento di un drone RM1 a Malta e dell'inizio dei periodi di pattugliamento. Come vedete, questo è il drone di cui faccio riferimento. Questo drone è stato creato dall'industria spaziale israeliana ed ha un raggio di intervento di circa 500 km, quindi praticamente può arrivare fino a lambire fino alle coste della Tunisia e della Libia. Ed in effetti con i primi voli, dai primi voli che ha effettuato effettivamente, così come vedete dalle immagini che vi ho
sono tutte le slide. Queste sono praticamente le rotte che ha fatto l'introne nei primi giorni di uso. Sostanzialmente, appunto, si concentrano quasi a ridosso delle coste della Libia. Queste immagini che vedete sono prese dal, sì, dal account Twitter del giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, che è molto, si occupa moltissimo di queste tematiche. Anzi, vi invito a visitare se vi interessano appunto queste tematiche. Ma in realtà questo, diciamo, lo stanziamento, appunto il dispiegamento di questo drone a Malta rappresenta in realtà soltanto, diciamo, l'ultimo tassello di un percorso che ha visto il graduale incremento dello, diciamo, dello stanziamento di fondi, di finanziamenti da parte dell'Unione Europea appunto nel controllo, diciamo, appunto nel, in ambito di dotazione di droni. E questo aumento, diciamo, dello stanziamento di fondi economici, di risorse economiche, coincide, potremmo dire, con l'aumento esponenziale del bilancio di Frontex, appunto l'Agenzia Europea di Guardia di Frontiera e Costiera, bilancio che è praticamente esploso negli ultimi anni. Dal 2005 si conta infatti che praticamente il bilancio di Frontex sia aumentato di circa il 7.500%. Ad oggi Frontex ha un bilancio di 460 milioni di euro annui. In realtà però diciamo che questo diciamo, aumento nello stanziamento di fondi nei confronti dei droni è uno, diciamo, si affianca anche al, diciamo, aumento di compiti e funzioni che ha avuto Frontex negli ultimi anni, grazie alle riforme del regolamento Frontex del 2016 e 2019. In particolare, per quanto ci interessa, con la riforma del 2019 Frontex ha avuto garantita autonomia di spesa in materia appunto di dotazioni, equipaggiamento e dotazioni appunto tecniche. In realtà però non soltanto Frontex negli ultimi anni ha aumentato appunto la spesa in materia di droni, in realtà anche l'agenzia che potremmo definire l'agenzia sorella di Frontex, cioè l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima, ha investito ingenti fondi in materia di droni. Anzi, potremmo dire che negli ultimi anni, quantomeno fino appunto a questo drone Aeron, è stata probabilmente, diciamo, svolto un ruolo leader in ambito di droni per quanto riguarda tutto il controllo per il pattugliamento delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Come potete vedere, per esempio, questi sono due modelli di droni utilizzati appunto dall'Agenzia Europea della Sicurezza Marittima. È appunto l'Agenzia Europea della Sicurezza Marittima ha non soltanto fornito servizi a stati membri, ma anche a stati non membri, per esempio l'Islanda, ma appunto ha fornito servizi anche a Frontex stessa. Ora, possiamo dire che in realtà questo aumento, appunto, di stanziamento nei fondi in materia di droni si inserisce in un trend, in un percorso che ha visto appunto un aumento nel grado di tecnologia applicata al controllo appunto delle frontiere esterne dell'Unione, e che ha portato ad esempio alla previsione di una serie di IGATS, per esempio, cioè di varchi tecnologici, varchi normalizzati delle frontiere, o anche appunto all'introduzione, alla creazione di sistemi di banche dati integrati, la cosiddetta interoperabilità dei sistemi delle banche dati. Ora, questo, diciamo, appunto, aumento, incremento nel grado di tecnologia applicata alle frontiere esterne, diciamo, ci sono anche delle recenti evoluzioni al riguardo. Per esempio, come vedete da questa slide, la Frontex ha commissionato nel 2019 uno studio proprio riguardo appunto all'uso dell'intelligenza artificiale nel controllo delle frontiere esterne, studio che è stato recentemente appunto consegnato, e che qui ci fa capire come effettivamente Frontex stia investendo tantissimo in materia appunto di controllo delle frontiere esterne, e soprattutto anche un investimento volto a proprio aumentare il grado di tecnologia applicata a questo controllo. In realtà possiamo dire che le opinioni sono opinioni contrastanti riguardo a questa evoluzione tecnologica del controllo delle frontiere esterne, ma anche con riguardo all'aumento dei fondi, no, investiti in droni, perché per alcuni in realtà questa evoluzione deve essere considerata in maniera negativa, perché appunto si dice porta di fatti a una dematerializzazione del controllo delle frontiere esterne, a una militarizzazione del controllo delle frontiere esterne, quindi alla
creazione di una cosiddetta fortezza europea high-tech, no? Era alto tasso tecnologico. Peraltro invece in realtà questo aumento, insomma questa evoluzione non è da considerarsi esclusivamente in maniera negativa, perché comunque si dice aumenta, rafforza l'efficienza dei controlli di frontiere esterne. Ora quindi la domanda che mi pongo è come valutare questo incremento, no, nei finanziamenti, nei fondi in materia di droni. Cioè, è possibile, bisogna valutare soltanto in maniera negativa, o comunque è possibile valutare o univoca, no? Oppure è possibile valutarlo anche in maniera positiva? Ecco, per far ciò, in realtà, questo è così lo mi pongo, perché in realtà, come ben sapete, la tecnologia in sé non è né positiva né negativa, in realtà è neutra, poi dipende dagli usi che si fanno della tecnologia. In effetti, se noi andiamo a vedere anche i documenti ufficiali dati resi dalla Commissione europea in materia di droni, quando si parla di droni si parla di droni multipurpose, cioè polifunzionali, così come per esempio polifunzionale anche il sistema di pattugliamento aereo messo in campo da Frontex con aerei tradizionali, potremmo dire. In effetti, quando si va a vedere appunto quali sono queste funzioni del pattugliamento aereo, si trovano le funzioni monitoraggio per quanto riguarda il pattugliamento atmosferico, o anche ad esempio il contrasto alla tratta degli esseri umani, e anche per esempio l'individuazione di navi, di barconi di stress. Qui di fatto, il pattugliamento aereo, eventualmente quindi anche mediante l'utilizzo di droni, potrebbe rappresentare un valore aggiunto, anche per esempio nel contesto dell'attività di ricerca e soccorso in mare, perché effettivamente tramite una tecnologia avanzata si potrebbe avere una individuazione dei barconi in distress e quindi a rafforzare la tutela appunto dei diritti dei migranti, appunto evitando le ben note purtroppo stragi che leggiamo sempre, purtroppo sempre in maniera sempre più frequente negli ultimi tempi. Ora, in realtà questo per provare a dare una risposta a questo quesito bisogna effettivamente contestualizzare quindi l'utilizzo di questi droni e quindi eventualmente in particolar modo provare a vedere quali sono le linee di tendenza nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione Europea. In realtà, vi anticipo subito, queste linee di tendenza non ci portano ad avere una prospettiva molto incoraggiante, sia che si guardi alla gestione delle frontiere terrestri, sia che si guardi alla gestione delle frontiere marittime. Allora, con riguardo alle frontiere terrestri, una recente inchiesta del The Guardian ha appunto riconosciuto che un incremento dell'uso di droni appunto nel controllo della rotta balcanica, quindi nel controllo dell'immigrazione che viene dai Balcani, e in particolar modo un incremento nell'uso dei droni da parte al confine tra Bosnia e Croazia, quindi da parte delle unità croate. Ma la cosa che è importante sottolineare è proprio che questi droni sono, stando l'inchiesta di The Guardian, questi droni sono stati finanziati con fondi dell'Unione Europea e poi anche Frontex ha fornito un supporto logistico in questo appunto contrasto all'immigrazione illegale. La cosa che appunto gli elementi che mette in rilievo appunto questa inchiesta di The Guardian sono in particolar modo il fatto che questo contrasto molto spesso si svolge anche in maniera con modi violenti, quindi non pienamente rispettosi dei diritti fondamentali degli migranti. In realtà un quadro non molto incoraggiante emerge anche e soprattutto dalle recenti tendenze che si hanno con riguardo alla gestione delle frontiere marittime. Ci spostiamo sul Mediterraneo e in effetti negli ultimi anni ha un aumento nel pattugliamento delle frontiere marittime mediante appunto aerei e mediante appunto droni, si è associato una riduzione nelle navi pubbliche adibite appunto al controllo e al soccorso soprattutto di migranti in mare, o quantomeno potremmo dire alla riduzione nell'impegno profuso da queste navi pubbliche appunto nella ricerca di soccorso in mare. Questo risulta palese, abbastanza evidente, per esempio se andiamo a vedere l'evoluzione che si è avuta con riguardo alle missioni che sono dispiegate appunto nel Mediterraneo centrale. E come sapete,
alla missione di Mare Nostrum, conduzione italiana, che si è avuta, diciamo, a cavallo tra il 2013 e il 2014, che aveva come ruolo principale proprio quello di ricerca e soccorso in mare dei migranti, e che tra l'altro si è avvalsa anche di due droni a riguardo. Quindi, per ritornare al discorso di prima, in realtà i droni potrebbero ben servire anche, appunto, per migliorare appunto il soccorso di migranti in mare. Però, come ritornare al discorso di prima, dopo appunto la missione Frontex, la missione Mare Nostrum ha fatto seguito la missione Sofia. Missione Sofia che, sebbene avesse una componente di ricerca e soccorso in mare, sicuramente aveva un focus spostato nel controllo e pattugliamento delle frontiere in chiave securitaria. Ora, dopo alla missione Sofia ha fatto seguito invece un'ulteriore missione, che è la missione Irini. E la missione Irini, diciamo, se si fa vedere effettivamente quali sono le funzioni, i compiti di questa missione, scompaiono totalmente i compiti in materia, appunto, di ricerca e soccorso in mare, perché effettivamente, come ben sapete, questa missione è stata istituita per il rispetto delle risoluzioni ONU, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in materia di embargo di armi nei confronti della Libia, ed eventualmente, come diciamo, funzioni accessorie di questa missione, si hanno anche l'aiuto nella costruzione della guardia di costiera libica e anche nel smantellamento della tratta dei migranti. Però ovviamente scompaiono, diciamo, le funzioni in materia di ricerca e soccorso in mare. E potremmo dire che un esempio lampante di queste dinamiche, appunto, vi ho brevemente tracciato, si possono avere dalle tristi vicende dello scorso 21 aprile, che, come noto, come voi ben sapete, hanno visto la morte di 130 migranti in mare a circa 60 miglia a nord, a largo, diciamo, delle coste di Tripoli. E se si vanno a vedere, appunto, le vicende, è palese come, almeno quanto sono, diciamo, queste vicende ci sono state raccontate da fonti giornalistiche, e secondo, appunto, a queste fonti giornalistiche è stato visto un aereo di Frontex Osprey 3 che appunto pattugliava la zona sopra il barcone di migranti che poi appunto è affondato in mare, ma questo pattugliamento del mare da parte di Frontex, appunto in quel caso come un'area tradizionale, non ha condotto a un soccorso dei migranti in mare. Infatti poi, come ben sapete, c'è stato una sorta di palleggio tra il centro marittimo italiano di gestione, appunto, di ricerca e soccorso in mare italiano e di Malta, che si sono un po', appunto, palleggiati la questione, restituendo la competenza del soccorso alla guardia costiera libica, che poi in realtà non è intervenuta per presunte condizioni meteo avverse. E in questa situazione di impasse l'unico soccorso è stato portato da ONG, insomma, quindi da una nave privata, che è appunto la Ocean Viking, che però è arrivata purtroppo troppo tardi, come ben sapete, che quindi, insomma, ha portato appunto a questa situazione, a questa triste epilogo. No? Mi pare che effettivamente questo episodio sia un esempio lampante di come un pattugliamento aereo anche rafforzato, se non si associa a un aumento nella dotazione, navale, no? E quindi un aumento, un punto di forze sul campo, in mare, può fare ben poco in materia, appunto, di ricerca e soccorso di migranti, soprattutto di soccorso di migranti. La cosa ancora più triste è ancora che, insomma, la situazione non ci fa ben sperare, perché comunque questo episodio, questa vicenda che vi ho brevemente, a cui ho brevemente accennato, non rappresenta un caso isolato, ma possiamo dire che anzi si innestino in una situazione a carattere sistemico, in cui effettivamente, sempre tramite fonti giornalistiche, noi siamo venuti a conoscere di una cooperazione informale che sussiste tra Italia, Libia e Frontex stessa, appunto nella gestione dei flussi migratori e appunto nella questione dei rimpatri, dei respingimenti e del trattenimento dei migranti. Questo perché? Perché appunto questa situazione è stata da più parti denunciata, è stata reiteratamente denunciata a partire dall'inchiesta di 4 ONG dello scorso giugno, ma anche, dal titolo abbastanza evocativo di Controllo a distanza, ma anche da più di recente da un'inchiesta del settimanale tedesco Der Spiegel,
ancora più di recente da un rapporto reso noto lo scorso 28 maggio, un rapporto del commissario Bachelet, cioè il commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che dal titolo anch'esso molto evocativo, Little Disregard, cioè l'indifferenza legale, che appunto ci dice sostanzialmente che questi episodi, no? Questi, come quello che insomma vi ho descritto, non rappresentano una, diciamo, tragica anomalia del sistema, ma piuttosto una, si investono in un prassi consolidato, no? È appunto una prassi di cooperazione informale tra Italia, Libia e Frontex. Questo perché? Perché di fatto, diciamo, sempre grazie a queste richieste giornalistiche si è scoperto appunto che la cooperazione tra questi tre soggetti sia sicuramente innanzitutto nei respingimenti, anzi recentemente è stato un caso, diciamo, di respingimenti in cui effettivamente probabilmente almeno si presume che possa essere un coinvolgimento di fronte, che è stato portato per la prima volta dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, un caso che riguarda una donna del Burundi e un minore non accompagnato congolese. Vedremo a cosa porterà, però è indicativo dire appunto che è per la prima volta un caso che riguarda, diciamo, delle condotte alla condotta di Frontex è portato dinanzi al giudice di Lussemburgo. Ma in realtà, oltre alla cooperazione nei respingimenti dei migranti, una cooperazione sia anche nei trattenimenti dei migranti. Che cosa vuol dire? Sostanzialmente, appunto, grazie alle inchieste giornalistiche si è scoperto, insomma, sono notizie note a tutti, che la guardia, diciamo, costiera libica, presunta, la cosiddetta guardia costiera libica, continua a valersi di informazioni che trae dalla cooperazione con Stati membri e anche di Frontex, cooperazione e informazioni che molto spesso appunto vengono tratte proprio da pattugliamento aereo che pone in essere Frontex appunto nel Mediterraneo, e la guardia costiera libica, come ben sapete, trattiene i migranti, quindi trattiene, diciamo, la Libia sulle sponde, la guardia costiera nell'area di competenza della Libia, per evitare appunto che questi migranti possano accedere, diciamo, possano varcare il confine marittimo e quindi accedere alla zona di competenza dell'Unione Europea, degli Stati membri dell'Unione Europea, e diciamo di fatto quindi entrare nell'area in cui eventualmente a questi, diciamo, migranti dovrebbero essere accordati diritti sostanziali e processuali appunto garantiti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Ora, questa prassi, diciamo, se andiamo a guardare appunto se dobbiamo inserire l'uso dei droni in questo prassi, in questo ambito, in queste prassi consolidate, beh, possiamo dire che le prospettive non sono molto incoraggianti, ed effettivamente si può supporre che l'uso dei droni si inserisca proprio in queste prassi, e quindi diventi sostanzialmente, possa diventare uno strumento nelle cosiddette politiche di esternalizzazione delle frontiere, che sono appunto in pratica, insomma, sono quelle che vi ho brevemente descritto, che sono portate avanti negli ultimi anni, come sapete, dagli Stati membri con la di Frontex, anche dalla stessa Italia con il tristemente noto memorandum d'intesa con la Libia. E proprio in questo, diciamo, giusto per dire due parole per quanto riguarda appunto la politica di esternalizzazione delle frontiere, l'obiettivo di questa politica di esternalizzazione è quella di minimizzare le opportunità di soccorso in mare, quindi a tal fine, diciamo, tramite la strategia del contenimento proattivo, e a tal fine cooperare quindi con gli stati di partenza dei flussi migratori, quindi in primis con Libia e Turchia, è proprio appunto per evitare appunto che questi migranti arrivino nelle aree di competenza dell'Unione Europea. Proprio in questo contesto, quindi, i droni potrebbero risultare uno strumento prezioso, ahimè prezioso, in queste pratiche di esternalizzazione, perché appunto tramite il pattugliamento con i droni, l'area di pattugliamento può essere estesa, oltre il confine fisico dell'Unione Europea, e in realtà proprio al fine di anticipare il più possibile il momento in cui appunto i migranti vengono individuati
e quindi poi cooperando con le autorità libiche, evitare di dover accordare appunto, come dicevo, i diritti sostanziali del processo, insomma, riconosciuto dall'ordinamento dell'Unione Europea. E effettivamente qualche indizio della volontà di utilizzare questi droni, appunto, secondo queste dinamiche, vengono proprio dalle slide che vi ho mostrato, perché effettivamente, come vedete, i primi voli effettuati da questo drone si concentrano proprio soprattutto a ridosso delle coste della Libia. Quindi diciamo che il controllo tramite il pattugliamento che viene posto in essere tramite questi droni arriva molto lontano dalle coste di Malta, dall'area di Malta, appunto, e si presume effettivamente che questo pattugliamento sia proprio volto ad inserirsi nelle dinamiche di esternalizzazione delle frontiere. E quindi non tanto per aiutare i migranti in difficoltà, quanto proprio per impedire l'arrivo dei migranti in difficoltà sulle coste dell'Italia in primis. Allora, diciamo, alla luce di tale quadro non molto incoraggiante, direi, quali possono essere le prospettive future? Non è possibile un'inversione di tendenza di queste dinamiche? In realtà, riflettuto, ma insomma, mi sembra abbastanza evidente, le prospettive non sono proprio delle più rosee. Innanzitutto possiamo dire che un limite nel anche cambiamento del modus operandi di Frontex è certamente dovuto alle competenze che sono attribuite a Frontex in materia di ricerca e soccorso in mare, che come ben sapete sono delle competenze, potremmo dire, residuali. Sono delle competenze, diciamo, la competenza primaria spetta agli stati membri, Frontex ha un ruolo di assistenza, di aiuto nei confronti degli stati membri, ma comunque gli stati membri mantengono la competenza primaria in materia di ricerca e soccorso in mare. Quindi una prima ipotesi potrebbe essere certamente quella della modifica delle competenze e delle funzioni di Frontex, quindi una riforma del regolamento Frontex, che in effetti è una modifica che da alcune, diciamo, da più parti, o comunque da alcune parti è abbastanza galleggiata, però la ritengo abbastanza inverosimile al momento. Eppure direi che qualche margine di manovra per una modifica anche minima, insomma, del modus operandi di Frontex potrebbe, diciamo, trovarsi anche, direi, a diritto costante, cioè appunto nella situazione giuridica attuale, quindi il regolamento del 2019, l'ultimo regolamento del 2019. Questo perché? Perché innanzitutto, diciamo, una spinta alla una certa, diciamo, revisione, no, del modus operandi di Frontex si dovrebbe venire innanzitutto dal controllo esterno rispetto all'operato di Frontex. Controllo esterno, per esempio, possono essere dal Parlamento europeo. E a tal riguardo mi sembra interessante richiamare la recente decisione della decisione del 29 aprile scorso del Parlamento europeo di posporre l'approvazione del bilancio di Frontex, o meglio, la fase di discarico del bilancio di Frontex, proprio in ragione di dubbi legati alla condotta di Fabrizio De Giovi, che sarebbe appunto direttore esecutivo di Frontex. Ma potrei dire più in generale, comunque, grazie anche a questo regolamento 2019, sono state rafforzate le competenze in materia di controllo appunto sull'operato di Frontex anche dall'interno, e in effetti diciamo, sono state aumentate le competenze del responsabile in materia di diritti fondamentali di Frontex con riguardo alla condotta di Frontex nelle singole operazioni possono essere. Quindi, diciamo, quantomeno, diciamo, ci sono degli strumenti che hanno in mano le istituzioni europee e eventualmente appunto organismi di controllo per poter cercare di fare delle pressioni, no, nei confronti di Frontex. Ma mi pare che una spinta a una revisione del modus operandi di Frontex potrebbe venire anche dal nuovo patto sull'immigrazione dell'asilo, appunto, di cui ci ha già ampiamente parlato la collega Cristina Gatt, in particolar modo perché questo nuovo patto, appunto, la comunicazione della Commissione, valorizza la responsabilità congiunta di Frontex e degli Stati membri in materia di ricerca e soccorso in mare. E a tal fine aggiunge che sarebbe appunto opportuno che Frontex aumenti la propria dotazione navale e aerea riguardo, in materia proprio di ricerca e soccorso in mare, non solo. Ma secondo questa comunicazione, Frontex dovrebbe rafforzare la cooperazione operativa e logistica con gli Stati membri, e a riguardo dovrebbe quindi anche mettere a disposizione degli Stati membri appunto le proprie capacità navali e aeree. Diciamo, secondo me, diciamo, i margini di
di manovra ci potrebbero essere perché, come vi ho detto, il bilancio di Frontex è praticamente esploso negli ultimi anni, ha un bilancio veramente molto, 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 molto importante, anche, anzi, proprio con riguardo al bilancio, ci sono stati recentemente appunto dei, diciamo, varie lagnanze, ecco, riguardo, perché secondo alcune ONG in particolar modo, il bilancio di Frontex sarebbe eccessivo, posto appunto che i risultati che si siano avuti sono alquanto sconfortanti in materia di ricerca e soccorso in mare. E, questo è l'auspicio, e anche le parole della Commissione sono un auspicio per il futuro, posto che in realtà, se poi si va a guardare, come diceva anche la collega Cristina Garza, se poi si va a guardare il patto sull'immigrazione dell'asilo, insomma, sì, sono tante belle parole, ma poi nei fatti non ci sono delle misure concrete poste in essere o proposte dalla Commissione. Allora, diciamo, la speranza che ci si può, diciamo, l'auspicio nostro, mio quantomeno, è che queste parole si possano appunto concretizzare e quindi, diciamo, i droni, eventualmente in particolar modo i droni, possono diventare un quid pluris, appunto, in materia di ricerca e soccorso in mare, quindi possano aumentare l'effettività appunto dei diritti dei migranti e non ridurre invece come pare che sia al momento. Quindi, diciamo, per concludere insomma al titolo della mia relazione, probabilmente al momento avrei anche potuto togliere questo punto interrogativo del titolo, purtroppo, però magari, diciamo, come vi ho detto, è possibile mantenere un minimo di incertezza e di speranza, insomma, quantomeno in prospettiva futura, e poi vedremo quali saranno gli sviluppi futuri di questo nuovo patto sull'immigrazione dell'asilo. E ho concluso. Vi ringrazio. Grazie, professor Asta, per questa, come dire, questo quadro alquanto preoccupante, comunque, per un'Europa che vorremmo costruire diversamente. Probabilmente ci vuole anche la volontà degli Stati membri, appunto, non soltanto di proteggere i confini, ma di tutelare anche coloro i quali, così come è avvenuto nel corso dei secoli, migrano verso stati più accoglienti, terre sicuramente promesse. Il flusso migratorio nella storia non è possibile bloccarlo, e forse bisogna anche prendere coscienza di questo, ma cercare dei sistemi alternativi per gestirlo. Allora, siccome siamo andati ben oltre il tempo a noi concesso, io vorrei leggervi qualche suggestione che arriva da parte della nostra platea. Ad esempio, per quanto riguarda appunto il controllo che affidiamo all'esterno dei nostri confini, Simone Solinas dice che se appunto dovessimo pagare la Turchia per controllare e bloccare i flussi, saremmo sempre sotto ricatto da parte di questo Stato. Chi è che vuole rispondere? Non facciamo i timidi. Professoressa Carta? Sì, vabbè, un flash. Purtroppo è una situazione oggettiva, cioè è noto a tutti che in parte l'Unione Europea deve necessariamente scendere a compromesso con la Turchia, perché anche per una ragione geografica sono i primi a poter intervenire e quindi a poter arginare quelli che potrebbero essere dei flussi migratori incontrollati, e ovviamente la Turchia in tal senso richiede delle contropartite economiche. È già tanto, secondo me, che già in più occasioni la richiesta di adesione della Turchia all'Unione Europea è stata arginata per ragioni che in parte riguardano anche la gestione dei migranti nel territorio turco, oltre che più in generale per una non adeguata osservanza di quelli che sono i diritti fondamentali in uno Stato quale appunto la Turchia. Vi ricordo che è notizia di solo qualche giorno fa che il nostro presidente del Consiglio ha definito Erdogan come un dittatore, ma allo stesso tempo precisato che andando in visita istituzionale in Turchia che è comunque necessario cercare un dialogo, perché non si può, e su questo sono d'accordo, andare giù a muso duro
con uno Stato come la Turchia, e quindi in qualche modo lo strumento principale è sicuramente rappresentato dalla stipulazione di accordi bilaterali che possano quindi cercare, ripeto, una sorta di compromesso ed arginare situazioni che potrebbero divenire ulteriormente più critiche. Quindi sì, è vero, in parte siamo sotto ricatto, ma ad oggi, nonostante numerosi tentativi, non sono state trovate soluzioni più efficienti di quelle attualmente in essere. Ecco, questa può essere proprio un flash come risposta. Un ricatto che naturalmente può arrivare anche dalla Libia. Questo, la Libia è chiaramente certo. Coinvolta. Invece Linda Sulis dice: ricollegandomi agli interventi del professor Calareso e della professoressa Carta, nel mese di maggio 2021 sono tornate ad essere presenti nel dibattito comune delle nuove proposte relative alla creazione di un esercito europeo. Considerando i più di 70 anni della storia appena passata in cui l'Europa ha vissuto in tempo di pace e considerando che non vi sia una concreta minaccia di guerra imminente, quale pensate debba essere mi sono persa perché è molto piccolo, quindi io avendo gli occhiali neanche con quattro occhi riesco a tenere il filo. Dicevamo, l'Europa appunto ha vissuto in tempo di pace, considerando che non vi sia una concreta minaccia di guerra imminente, quale pensate che sia l'idea di sicurezza che ci sia dietro questa manovra? Ci sarebbe anche da riflettere e chiedersi il motivo della presenza di paesi esteri quali Stati Uniti e Canada. Abbiamo davvero bisogno di una supervisione esterna? Chiede Linda. Chi risponde? Ma ci provo io, in realtà sono tante domande. Lascerei un attimo da parte quella sulla supervisione esterna, che è, diciamo così, parte da un presupposto anche ideologico, quindi mi fermerei, diciamo, a quelli che sono i fatti, le cose che sappiamo. Come ha ricordato la professoressa Sanna, noi siamo partiti mettendo in comune il carbone e l'acciaio. E poi la moneta. E oggi il progetto politico europeo ha bisogno di una nuova spinta, che questo recovery plan in parte sono convinto che potrà dare, in termini anche di solidarietà e di rilancio delle nostre economie, ma i nostri studenti sanno che perché è una cosa su cui in particolare la professoressa Carta e io abbiamo battuto molto nella laurea magistrale quest'anno, per gestire i flussi migratori servono confini e i confini si proteggono solo con gli eserciti, e questa è una cosa che ci portiamo dietro dall'idea stessa dello Stato, ancora una volta a che fare con il modello organizzativo di cui vi parlavo poco fa, e cioè l'impianto westfaliano dello Stato moderno nazionale presuppone la gestione monopolistica della forza, sia all'interno che nei confronti dell'esterno, e quindi il monopolio tendenzialmente legittimo della violenza da parte degli Stati nazionali. L'idea di mettere in comune le forze armate potrebbe essere appunto l'idea di una comunità politica più compiuta sul modello degli Stati Uniti d'America. E per questo, come dicevo nel mio intervento, molto difficile da realizzare, proprio perché l'Unione Europea non ha questo modello organizzativo. L'idea stessa che noi abbiamo una commissione, il modo stesso in cui sono costituite le istituzioni europee, al momento fa sì che quest'idea sia relegata a un dibattito, ma che è di difficile attuazione senza un cambiamento radicale del modello sulla quale è basata l'idea stessa di Unione. Per cui non credo che, diciamo, dietro ci sia una manovra, ma la necessità di ripensare un'unione politica, e quindi per via, diciamo così, delle cose che vi ho raccontato, questo non è possibile farlo senza ripensare al modello, e per cui nell'agenda politica questo problema ce lo porteremo appresso per sempre, perché nasce proprio dal modello organizzativo, anche qualora dovesse venire ribaltato.
sarebbe appunto necessario fare questo salto. Grazie professore. Invece io voglio chiedere al professor Asta, in questo quadro dove appunto dobbiamo difendere i confini, dobbiamo cercare di limitare gli sbarchi o limitare gli ingressi, come riusciamo a trovare un equilibrio tra appunto difesa e tutela dei diritti dell'uomo? Beh, che domandona in realtà. Certo, trovare un equilibrio in questo è difficilissimo e lo dimostrano comunque diciamo, i fatti. Poi ovviamente sappiamo benissimo che sono un po' di noluta sta parte dei governi, degli stati membri che non hanno questa intenzione di tendere verso la protezione dei diritti dei migranti. Certamente per ritornare, insomma, volendo anche alla questione che ho brevemente tracciato nell'intervento, per esempio la questione dei droni. Beh, appunto, come ho detto, i droni sono polifunzionali, potrebbero essere polifunzionali, potrebbero certamente rafforzare la tutela dei confini marittimi, dei confini terrestri, quindi anche portare a un rafforzamento in materia di contrasto alla tratta degli esseri umani, o un contrasto più in generale alle attività illegali. Però appunto questo, diciamo, pattugliamento rafforzato è un, diciamo, non può limitarsi, come ho fatto vedere anche dalle prime rotte tracciate e battute dal drone Heron 1, non può limitarsi soltanto alle coste della Libia, perché è evidente che in quel caso l'utilizzo degli strumenti è un utilizzo volto soprattutto a tende verso soltanto verso la riduzione degli sbarchi, la riduzione dei migranti, e non appunto in maniera, come dire, più olistica uno strumento che possa anche riequilibrare quella bilancia tra protezione della sicurezza e protezione dei diritti, e quindi rappresentare uno strumento che possa migliorare entrambi questi aspetti. Quindi a me pare che in realtà al momento si tenda più verso appunto una costruzione di una fortezza di chiave securitaria, come dicevo, quindi c'è molto poca attenzione anche laddove ci potrebbe essere, secondo me, un'attenzione maggiore, e neanche senza poi, diciamo, non dico con poco sforzo, ma basterebbe un minimo buona volontà da parte degli stati membri, che al momento, come sapete ben vedete, insomma, gli ultimi incontri parlano chiaro, non c'è, cioè, manca appunto questa intesa comune nei confronti appunto della gestione dei flussi migratori. Sì, infatti l'Unione Europea non può dire siccome non vedo significa che non esiste, quindi lavarsene le mani in questo modo, sì. Esattamente, proprio l'utilizzo di questi mezzi, scusi se l'ho interrotta, l'utilizzo di questi mezzi tecnologici è proprio questo, diciamo, mi sembra l'obiettivo, quello di nascondere dagli occhi anche dell'opinione pubblica quello che succede, quindi spingere verso i trattenimenti dei migranti, spingere quindi oltre le frontiere tutto quello che succede, proprio per insomma nascondere purtroppo una realtà molto scomoda anche appunto agli occhi dell'opinione pubblica dei popoli, insomma, dell'Unione. Esatto. C'è un ultimo intervento e poi magari lascerei la parola alle conclusioni della professoressa Sanna. Proprio un ultimo intervento su questo, che dice: i droni Frontex individuano le imbarcazioni dei migranti e contattano le autorità libiche, impedendo de facto che altre navi possano intervenire e sbarcare le persone soccorse in un porto sicuro. Le autorità europee hanno ulteriormente strumentalizzato la crisi da Covid-19 per normalizzare le pratiche esistenti di non assistenza in mare e per continuare a violare il principio di non respingimento in mare. Come si può conciliare la sicurezza con il diritto? Questa, insomma, abbiamo probabilmente risposto già a questa domanda, a questa considerazione sempre di Simone Solinas. Io personalmente vi ringrazio per avermi dato la possibilità di approfondire un tema così importante che ci terrà sicuramente impegnati anche nel prossimo futuro per costruire insieme questa Europa che vorremmo sicuramente migliore e più attenta ai diritti dell'uomo e della donna. Grazie a tutti gli intervenuti, io lascio la parola alla professoressa Sanna. Sì, grazie. Un breve intervento di chiusura, innanzitutto di saluto e ringraziamento ai relatori che veramente hanno in modo competente, qualificato, offerto moltissimi spunti di riflessione.
purtroppo anche evidenziato gli scenari inquietanti e preoccupanti che derivano però anche dalla complessità, come dicevamo inizialmente, delle difficoltà, delle sfide che la sicurezza gli obiettivi della garanzia della sicurezza mettono in evidenza. Credo che la mattinata di oggi, l'incontro di oggi, comunque abbia centrato l'obiettivo, quello di contribuire e di offrire degli anche appunto spunti e da riportare e da suggerire a quelle che saranno gli incontri più a livello europeo, in cui sicuramente si dibatterà di queste questioni si dibatterà nel senso della necessità evidentemente di un ripensamento dei sistemi di polizia, del coordinamento dei sistemi di polizia, come ha messo in evidenza il professor Calaresu nella sua relazione, con per esempio un importante, a mio avviso anche curiosa sottolineatura, ma da non sottovalutare, l'importanza della qualificazione e della formazione delle forze di polizia, che se devono essere pensate in chiave europea devono essere adeguate a rapportarsi ai cittadini europei. Quindi questo è un aspetto molto significativo e che io ho raccolto e che mi ha molto che condivido particolarmente. E poi assolutamente un ripensamento anche della politica di immigrazione, che è attualmente fondata sull'erroneo paradigma secondo cui la sicurezza interna la si garantisce sull'insicurezza altrui e sulla violazione dei diritti altrui. E quindi questo purtroppo l'Unione Europea ha dei poteri importanti ma ancora limitati, è stato messo in evidenza sia nella relazione della professoressa Carta che nella relazione del professor Asta, il fatto che comunque le competenze sono competenze primarie degli stati membri ancor prima che dell'Unione Europea o condivise, e quindi in realtà forse ci vuole la prospettiva non è quella di indebolire l'Europa ma semmai di rafforzare e soprattutto dare maggiore spazio a quegli stati, a quelle integrazioni, come sottolineava Cristina Carta, che vogliono autenticamente rafforzare la solidarietà, la reciproca cooperazione in questo settore, però in chiave di garanzia e di tutela dei diritti fondamentali e dei valori che l'Unione Europea stessa è portatrice e che gli Stati membri condividono. Quindi il richiamo anche all'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea, sui valori dell'Unione Europea, è diciamo anche uno strumento che consente di rispondere a quell'esigenza di bilanciamento tra tutela della sicurezza e tutela dei diritti che in alcune anche interventi in chat sono state messe in evidenza e che suscitano preoccupazioni. Una veloce anche considerazione, poi veramente chiudo, perché abbiamo abusato ampiamente del tempo di tutti i partecipanti. Attenzione, la presenza in Europa o in Italia di forze armate di stati terzi, è stato citato gli Stati Uniti, il Canada, sono frutto di accordi internazionali fondamentalmente presi nell'ambito per esempio della NATO, dell'accordo sull'Alleanza Atlantica, accordi finalizzati alla garanzia di una mutua difesa tra gli stati partecipanti, e non è una manifestazione di una supervisione
che stati terzi esercitano nei confronti degli eserciti dello stato che ospita queste forze. Quindi attenzione anche nella visione di certe realtà a non incorrere in errori, perché giuridicamente l'Italia accetta e dà la disponibilità da spazi territoriali alle forze di stati terzi stanziati nel territorio sulla base di accordi volontari. Potremmo discutere se siano opportuni o meno, ma assolutamente non possono essere letti in chiave di supervisione o controllo, che venga effettuato al di fuori di quella che è la volontà sovrana dello Stato ospitante queste forze armate. Questo mi sembra, dal punto di vista del diritto internazionale, importante sottolinearlo. Chiudo ringraziando nuovamente lei, dottoressa Falchi, per il contributo importante che ha dato all'organizzazione e allo svolgimento di questi incontri, e nuovamente ai relatori e a tutti i partecipanti. Arrivederci. Grazie a tutti, grazie professoressa, grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.